il bollettino del PAT che dice che al PAT in particolare contano 144 visite ad oggi dalla fase sperimentale, cioè dopo che noi abbiamo fatto quell'intervento presso il prefetto di Milano, e quindi questo, insomma, se contano 144 visite sicuramente le hanno fatte. Ma dalle altre RSA, in particolare del Veneto, della Sardegna, ecco, i problemi permangono, ci sono molte ostruzioni, molte difficoltà ad entrare e anche una certa modalità, autoritaria con la quale si tende appunto ad allontanare i parenti, ecco, dalle strutture. Quindi noi abbiamo ieri fatto una lettera sia al Ministro della Sanità che al Presidente Conte a questo punto per far presente che questo è un problema grave, un problema importante, ed è un problema che va sollevato a livello nazionale, perché è vero che al PAT adesso qualche riapertura, alcune visite vengono fatte, però su una popolazione di 800 persone potete capire che ci vorrà molto tempo per poter che ognuno possa avere la possibilità di vedere i propri parenti. Altre situazioni sono invece del tutto bloccate. Quindi insomma abbiamo fatto questo appello, speriamo che venga raccolto e che possa così generare almeno un ulteriore livello di attenzione e una possibilità per coloro i quali ancora hanno i parenti all'interno delle RSA di poterli rivedere, peraltro in una forma possibile, ecco, umana, perché sinceramente per come si sono riaperte a suo tempo, cioè un paio di settimane fa presso il PAT, era più una visita da Matrix che una reale visita al parente, ecco. Per cui oggi certamente le precauzioni vanno prese, nessuno dice niente, ci mancherebbe, però è necessario che almeno diciamo, ci sia un riconoscimento facciale, ecco. Quindi noi auspichiamo che possano avvenire in una forma un po' più normale, certo nel rispetto delle precauzioni, ma in una forma che sia un po' più accettabile, ecco, perché per come si sono svolte fino adesso abbiamo avuto addirittura una testimonianza di un nostro associato, che tra l'altro ha la mamma ancora all'interno naturalmente del PAT, dove gli è stato intimato di non fare una fotografia alla mamma, ecco. Cioè, quindi siamo un po' a un regime, così, potremmo dire quasi di detenzione, cioè non puoi scattare una foto a tua madre. Però la gente è disposta a ringraziare oggi per il fatto almeno di essere entrata e di rivederla, per cui è un paradosso, no? Però quello che ci troviamo a fare adesso è rispondere veramente ogni giorno a dozzine e dozzine di richieste di aiuto. Voi cosa potete fare? Certo, noi siamo un'associazione appena nata, stiamo facendo tutto quello che è, diciamo, possibile per noi per aiutare per dare un contributo in questo senso. Abbiamo fatto anche la lettera al garante che ha detto che avrebbe visitato sia il PAT, comunque sia la Lombardia che un'altra regione. Sono tutte cose che verranno attuate, però in questo momento l'elemento che noi possiamo verificare attraverso le testimonianze è veramente la chiusura totale che c'è da parte di alcune RSA al far entrare i parenti, a poterli rivedere. Sono passati 4 mesi, quasi 4 mesi ormai interi, e possiamo immaginare il decadimento totale di queste persone di fronte a una mancanza di contatto così prolungata, insomma. Quindi è un tema importante, un tema sul quale noi ci stiamo confrontando ogni giorno, speriamo che riusciamo a fare qualcosa, tutto qua. Sì, ok, direi che tu hai già
introdotto uno dei punti principali della serata, come per chi non lo conosce, Fabio Scottà, dell'ex comitato vittime del Triunvirus e attualmente associazione Felicita, sempre dei familiari delle vittime del Triunvirus. Riprendo un attimo un po' tutto il discorso in modo che vediamo stasera su che cosa pensiamo un po' di lavorare, perché questo che tu hai introdotto penso che sia proprio la parte principale di discutere insieme, no, su quello che è la situazione attuale e quello che possiamo anche mettere in campo di fare in questo periodo e anche nel periodo successivo, tenendo conto che abbiamo di fronte un agosto che non so se definire la solita estate, perché mi sembra che così non possa essere, un po' per quello che si è vissuto in questi mesi, un po' perché anche tutta la situazione del lavoro non mi pare così felice, e molta gente che ha dovuto fare obbligatoriamente le ferie prima adesso non le ha, per cui comunque è una situazione disastrata per tutti, no? Che siano lavoratori dipendenti, che siano ospedalieri, eccetera, eccetera. Per cui io penso che comunque se noi possiamo continuare a fare battaglia in questo periodo, dobbiamo andare avanti. Noi adesso poi riprenderemo un po' tutte le fila e quelli che siamo presenti, magari man mano che parlano si presentano, perché sicuramente c'è qualcuno in più stasera, c'è qualcuno che non c'è stato le altre volte, qualcuno che vedo che ancora non c'è, però diciamo che noi come gruppo di lavoro che è nato in questo periodo, no, proprio per tutto quello che la pandemia, il Covid ha portato, ha acuito, no, la situazione di cure in generale e dell'RSA con tutte le problematiche che già si cercavano con molta difficoltà di affrontare, però appunto le situazioni sono state acuite, no? Se prima stavamo facendo battaglia per le dimissioni selvagge, per cercare di intervenire sulle rette, su tutte queste problematiche qui, oggi veramente ci troviamo di fronte a una situazione di approccio, di cura, di attenzione alle persone e di enorme criticità da parte di queste strutture che sono le RSA, per cui noi comunque come gruppo di lavoro avevamo impostato di fare un lavoro a breve periodo e un lavoro più a lungo periodo. Il lavoro più a lungo periodo è quello di andare a proporre, attraverso anche il documento che vi ho fatto girare e che in serata appunto vi chiedo di discutere un po' come secondo punto, un documento che possa rappresentare tutta una serie di punti per riuscire a modificazione grossa o attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare che si inserisce in quella che è più generale del coordinamento nazionale su temi della sanità pubblica, o può servire per una serie di rivendicazioni a livello regionale. Per cui è girato questo documento con tutta una serie di punti che sono tutti da discutere, sono tutti da rivedere, ma che hanno come leitmotiv proprio quello di rivedere questo assetto di cure sanitarie alla persona anziana con difficoltà, con patologie, con non autosufficienza, eccetera, eccetera, no? Sia a livello territoriale che a livello di struttura di ricovero, no? Per cercare di ricostruire un po' tutto quello che deve essere, no? Quelle che devono essere le risposte ai bisogni sanitari di queste persone anziane. E quindi il documento ha questo tentativo di stressare dei punti all'interno di un capitolo sanitario pubblico, no? Le cure sanitarie per gli anziani devono essere pubbliche, cosa che oggi è la prima cosa, non sono cure sanitarie, perché cioè, sappiamo la qualità
inesistente nel territorio e la qualità che c'è all'interno dell'RSA, e sappiamo che soprattutto tutto quello che queste persone e i loro familiari si trovano a dover affrontare sono cure a pagamento, no? Se non si tira fuori dei soldoni non si riesce a gestire l'assistenza, la cura e quant'altro alla persona anziana. Per cui questo è l'obiettivo più grosso che ci poniamo, che è quello appunto o di formulare questo documento che possa servire per una proposta di legge, o comunque di rivedere l'assetto di queste cure alle persone anziane e andarlo a ridiscutere a livello regionale, così come stasera è presente Maria Grazia Breda della Fondazione Promozione Sociale della Regione Piemonte, così come nel Piemonte hanno già fatto, così come in Regione Toscana Anna Nocentini, che è presente come associazione Adina, hanno anche loro intrapreso, per cui sicuramente dobbiamo vedere anche cosa possiamo intraprendere a livello regionale per portare avanti una battaglia di modificazione di quelle che sono le cure per le persone anziane, e ci dobbiamo mettere dentro proprio tutto, però è un lavoro lungo, no? È un lavoro che va a scavare un po' dentro le normative che già ci sono e che non sono applicate, le normative che ci sono state e che sono state, no, modificate o trasformate o affossate in un qualche modo, e tutta una serie a cascata di, no, di robe regionali, non so neanche come chiamarle, che possono determinare applicazioni più o meno sciagurate, come quelle della Regione Lombardia, tanto per non fare dei nomi lontani, no? Per cui su questo c'è un lavoro da fare e dobbiamo un po' verificare insieme come portarlo avanti. Certamente c'è una fase di breve periodo, che è quella che già Fabio ci stava, no, anticipando, perché c'è questa fase 3, adesso stiamo entrando in una fase 4, dove comunque la situazione in questo periodo è ancora molto di chiusura, è ancora molto di abbandono. Tra l'altro io non so, e questo chiedo a Fabio, chi ha, o anche insomma, a tutti quanti, avete sentito in questo periodo proprio la Regione Lombardia con la sua commissione ha emesso una sentenza gravissima nei confronti di quelle che sono state le motivazioni che hanno determinato la gravità della situazione, ovvero che, punto uno, c'è stato un assenteismo degli operatori delle RSA, e ha parlato di assenteismo, non di malattia, non che la maggior parte degli operatori si sono ammalati di Covid perché non ci sono state le misure di sicurezza, i dispositivi, perché non c'è stata attenzione, perché non c'è stata informazione, perché non c'è stata preparazione da affrontare l'emergenza, no? Ma di assenteismo. Oltre a questo, legato all'assenteismo, noi sappiamo che oggi, e confermatemelo perché sicuramente molti di voi sono più addentro, no? C'è una, come posso dire, c'è una riduzione c'è un vuoto, no? Nelle case di riposo ci sono dei posti vuoti, c'è una riduzione drastica del personale proprio perché viene licenziato, perché viene lasciato a casa, perché comunque il personale soprattutto dipendente dalle cooperative, per cui viene facilmente lasciato a casa, per cui c'è una situazione attualmente incredibile. Legato a questo, sempre la Commissione regionale lombarda, oltre a aver decretato assenteisti i lavoratori dell'RSA, ha scritto anche, ha decretato che non ci sono stati pazienti positivi al Covid inviati nelle RSA, per cui questo è stato proprio negato, no, dalla commissione che sta facendo l'indagine, che è un'altra cosa assolutamente inaccettabile. Insomma, per cui su questo che è uscito io penso che dovremmo dire qualcosa, che dovremmo far sentire la nostra voce, perché veramente questa, no, solamente queste due determinazioni che hanno definito, che la Commissione ha stabilito, sono, ripeto, inaccettabili. Dobbiamo assolutamente dire qualcosa, per cui
È qui che chiedo, in particolare all'Associazione Felicita, a Achille, con no, la sua rappresentanza anche sindacale, cioè, cosa facciamo? Cioè, il comitato lo diciamo, cioè, interveniamo, perché non è possibile che passi questa cosa qua. Insomma, per cui rispetto all'immediato, io credo che dovremmo proprio mettere insieme alcuni punti e farci sentire, no, a livello regionale. Parlo in particolare della Lombardia, ma credo che non sia dissimile la situazione nelle altre regioni. Per cui stasera direi che i due punti sono proprio questi, no? Come interveniamo oggi su un po' su tutta questa situazione, in parte che ha riportato Fabio, e su quello che è avvenuto ultimamente, e poi, cioè, se condividete i punti che abbiamo un po' condiviso negli incontri precedenti e che vanno a formulare questo documento, con l'obiettivo, magari un pochino più in là, perché sicuramente il documento è ancora proprio un po' da rivedere, no, tutti insieme, però, cioè, possiamo dire a settembre cerchiamo di intavolare tutta una serie di iniziative che portano a questa modificazione più generale. Vi dico solo, alcuni questionari sono tornati, pochi, no? Attendo sempre quello del Trivulzio, ma sono fiduciosa che arriverà. E però questi questionari, che si fa fatica, capisco la difficoltà. Posso? Sì. No, Scusami, vai. Aura, intervengo un secondo per dirti che, guarda, in tutti i modi sto cercando di raccogliere queste informazioni anche presso operatori che con noi sono associati, sono vicini a noi, però purtroppo sto avendo qualche difficoltà. Io spero di riuscire a mandarti queste informazioni. Come tu sai, un questionario lì ne vale 6, quindi probabilmente si sono messi insieme, ognuno per la sua parte, stanno cercando di portarlo avanti. Vediamo, io non posso spingere oltre perché ho già chiesto tante volte, non appena ho le informazioni le No, do, spero di averle. ti ringrazio e sono fiduciosa che arriverà, ma comunque quelli che sono arrivati ci danno già la misura di quella che è proprio un'organizzazione che conosciamo, no? Come aveva detto qualcuno nelle prime riunioni, non sarebbe neanche così necessario fare questi questionari, però in questo momento avere tutta una serie di risposte, sia di qualità che numeriche, ha comunque la sua importanza. Ecco, io adesso mi fermerei qui, lascerei proprio a voi, tutti quanti, la parola. Presentatevi, perché appunto ci sono persone che non c'erano negli incontri precedenti, per cui è bene che ci conosciamo. Ritengo anche molto positivo il fatto che stiamo riuscendo comunque a riunirci e a lavorare insieme e a ritrovarci, e più riusciamo anche a allargare con gli altri comitati, meglio è. Però, insomma, gradatamente stiamo proprio costituendo un bel gruppo di lavoro, insomma. Per cui, ecco. Lascio a voi la parola. Non so, Anna, ci eravamo messe d'accordo via mail, se vuoi aggiungere te o dire qualcosa. Ero, ecco, ora mi senti? Bene, Sì, Anna, ti sentiamo. scusate perché la connessione dal cellulare. No, non voglio aggiungere molto, Laura, solo dire che in maniera diversa le stesse cose succedono in Toscana. Proprio ieri mi ha telefonato una signora che non conosco, però ci trovano su internet. Lei è 4 mesi che non vede la madre, 80enne, non ha possibilità di contatto perché questa signora non era in una RSA, era al domicilio, ha avuto un ictus alla fine di gennaio, è stata portata in ospedale a Careggi, da lì ha girato fra ospedale Lungo Degenza, riabilitazione poca, mi è parso di capire. Ora è ancora in una lungodegenza, ieri le hanno telefonato che domani la dimettono.
Allora, questa signora sa per telefono che la madre, che era autosufficiente a gennaio, in conseguenza dell'ictus non è più autosufficiente, che è lucida ma non parla perché ha avuto un ictus cerebellare, quindi molto grave. E quindi lei, che non la vede da 4 mesi, dovrebbe organizzare la dimissione della madre. Allora, in questi 4 mesi lei ha chiesto, piangendo ripetutamente, di vedere la madre almeno tramite telefono, e le è stato risposto che siccome la signora non riusciva a parlare distintamente né a tenere il telefono in mano, non era possibile. Concludo. Fabio, tu hai detto che avete fatto già una lettera, eccetera. È utilizzabile anche per situazioni un po' diverse? Perché io pensavo di dover scrivere alla Saccardi e dire fra ospedale, Lungodegenza, RSA e di nuovo Lungodegenza, di fatto questa persona non ha un contatto con la figlia da 4 mesi. E a Sì, me sembra Anna, molto grave. certo, bravissimo, capisco la Quindi situazione, se tu puoi peraltro. farci girare. Sì, no, scusa, vai. No, dicevo, se tu puoi farci girare quello che avete già fatto, perché si risparmia lavoro mutando naturalmente riferimenti. Quindi il Certo. problema, in maniera diversa, però si pone. Ed è una sfumatura non secondaria No. il fatto che i percorsi ospedalieri portino a questo stesso tipo di condizione. Nel Assolutamente. frattempo la signora ha preso anche il Covid e ne è uscita, nel frattempo, Sì. stando in ospedale. Se l'è preso e se l'è risolto, pensa a te. Perfetto. Guarda, Anna, mi sembra di sostanzialmente sentire parzialmente almeno quella che è la situazione di Azzoni, che è, diciamo, il nostro presidente, amico, direi prima amico mio, che aveva la mamma al PAT nello stesso piano della mia, per fortuna per lui è ancora viva, ma in realtà è talmente debilitata perché è stata trasferita all'ospedale e dopo questo periodo, tra virgolette, di riabilitazione, gli hanno detto: guardi che a questo punto la mamma è a posto, noi gliela dobbiamo rimandare a casa. E lui ha detto: no, ma io come faccio? Dove la posso mettere? In questo momento mia madre è alimentata attraverso lo stomaco, no? Con una La PEC. cannuccia, cioè in casa come faccio? No? E quindi adesso hanno detto: boh, adesso vediamo. Insomma, si sono un po' bloccati, forse in virtù anche di, sai, certe cose che sono successe, eccetera. Certo. Però questo è un tema fondamentale, per cui assolutamente, se mi lasci la tua mail, poi domani. Io ti posso dire, ti posso aggiornare o anche il telefono, insomma, perché noi abbiamo fatto queste, cioè il nostro problema qual è? Che ricevendo testimonianze così vere, così reali, dicono cosa potete fare? Vi diamo a voi l'autorità di andare a parlare con la direzione della nostra RSA, ma noi non possiamo fare questo perché siamo chiaramente, non siamo né parenti né abbiamo dentro, cioè figurati in Veneto, no? Adesso nel tuo caso in Toscana, ma poi lì parliamo di ospedali, quindi un altro tema ancora, sulle dimissioni dagli ospedali quando vogliono scaricare le persone al più presto. Però questi problemi qua sono da un lato difficilissimi per noi da gestire, dall'altro però ci coinvolgono talmente tanto per cui stiamo cercando in tutti i modi di trovare delle modalità. Quello che abbiamo pensato era questa lettera dove c'è il Ministro della Sanità, dove c'è il Presidente Conte, e dire: signori, qui sta succedendo qualcosa nel frattempo che Benetton vuole ridurre il passaggio dell'autostrada, ma sono persone che stanno morendo, persone che non stanno più vedendo le persone, che hanno un decadimento cognitivo pazzesco. Cioè ogni giorno che passa abbiamo delle nuove situazioni. No, di lutti e di morti e di feriti, noi li chiamiamo feriti collaterali, ma neanche tanto più collaterali ormai. Quindi assolutamente, io ti posso dare il mio numero,
Magari ti posso girare anche il testo della lettera, da lì prendete, potete rivoltarla e metterla più adeguata alla vostra situazione e spedire anche quella, vedere se si muove qualcosa. D'altra parte la burocrazia funziona, intestata al capo e CC tutto l'esercito, così Infatti. prima o poi qualcuno risponde, perché è così che funziona. E d'altra parte non abbiamo mezzi. Tu pensa che abbiamo ricevuto una testimonianza di una cara amica che gli voglio bene, anche se per dire non ci siamo ancora visti personalmente, ma mi ha detto: Fabio, dobbiamo incatenarci davanti all'RSA. Ok, ma il punto è che cosa otteniamo così? Bisogna ragionare su noi poi adesso che siamo un'associazione, dobbiamo cercare di seguire anche un certo tipo di, come dire, di percorso che porti a dei risultati, magari con un arco di tempo brevemente più ampio. Siamo stati anche in regione, ci hanno promesso che avrebbero fatto un intervento presso il PAT. Oggi è partito il comunicato stampa di questa lettera, però il PAT non ha risposto ancora, per esempio. Ma noi non vogliamo più solo il PAT, perché il PAT, dato che sono molto sotto l'occhio del ciclone, stanno cercando velocemente in tanti modi di recuperare. Ormai li recuperano, però sai, in questo momento cercano di fare qualsiasi cosa in maniera un po', diciamo così, anche utile al futuro. Però vabbè, ciò che è stato, purtroppo, i morti ci sono stati, il massacro c'è stato e quindi su questo le responsabilità ormai andranno acclarate. Non è più nostro, noi abbiamo dato le testimonianze. In questa relazione che ha fatto l'ATS non c'è stato il benché minima considerazione di depositato qualcosa tipo 20, 25, 30 testimonianze e non c'è nulla dentro questa testimonianza, questa relazione fatta dall'ATS. L'ATS ha pensato bene, da un lato, dopo aver diciamo, scaricato sui più fragili la devastazione di questo evento, adesso di scaricare sui più deboli, no? Quindi sulle persone delle quali vengono tacciate di assenteismo, quando erano persone che gli veniva intimato di non utilizzare le mascherine. Cioè, quindi purtroppo siamo in una situazione nella quale abbiamo chiaro quello che è successo. Questo tuo caso sugli ospedali è un altro caso fondamentale. Qui si parla poi della sanità complessivamente, di che cosa si vuole fare, perché qua sono cose veramente delicate e anche lì noi quello che possiamo fare sicuramente collaborare dandoti questo testo, questi testi, poi magari voi li Fabio, elaborate. scusami, Fabio, a proposito, adesso se tu vuoi mandare questo testo nella mailing list dove siete dentro tutti, se vuoi girarlo, Ecco, c'è dammi il Anna, numero di esatto. Anna. Ecco, diamoci un attimo dei tempi nel parlare, così facciamo in modo che parlano Beh. tutti, per cui stiamo nei 5 minuti. Ho visto che Letizia ha alzato la mano, poi se volete anche per intervenire potete metterlo nella chat, io cerco di tenerlo d'occhio, poi so che c'è. Non sono capace di usarla ancora, Laura, però volevo intervenire anch'io. Ok, va bene. Allora, Letizia e poi Maria Grazia. Allora, io sono anch'io di Felicita, sono fisioterapista e la cosa che mi balza sempre all'occhio è come la nostra categoria venga sempre relegata in situazioni molto poco, diciamo, giuste rispetto a quello che sono le competenze, spesso e volentieri. Faccio un esempio. Al PAT e anche in tutte le altre piccole case di cura che vengono a essere gestite dal PAT, i fisioterapisti non hanno fatto fisioterapia in tutto questo tempo e secondo me è gravissimo questo. E non solo, ma vengono utilizzati per fare le telefonate ai parenti, eccetera. Di questo ruolo che è stato completamente depauperato, anzi, io ho chiesto perché io mi sono presentata a questo che mi telefona ed è collega, dico: ma come ti senti in questo nuovo ruolo? Speravo di
di in qualche modo smuovere un certo orgoglio, diciamo, no? Ah no, io mi sento che anzi sono molto più d'aiuto così. Allora, chiaramente adesso non vado, ci saranno anche altri punti sui quali giustamente parleremo rispetto a come viene vista adesso l'aiuto e la possibilità di essere veramente vicino a tutte le varie fasi delle difficoltà degli anziani, ma sicuramente è un grosso problema tipicamente italiano quello di non tenere conto minimamente di quanto potrebbe essere utile invece, oltre chiaramente a quello che è diciamo, l'aiuto importantissimo degli infermieri, ci mancherebbe, e degli OSS, eccetera, ma anche tutte le figure varie della fisioterapia possono essere veramente efficaci nell'accompagnamento in tutte le varie fasi. Invece no, vengono relegati in situazioni quasi, così, secondo me, abbastanza sminuenti. E il fatto che durante questo periodo in cui il Covid, sì, certo, sono state snellite molte situazioni, ma che non ci fosse un'attenzione proprio per cercare comunque di mantenere uno stimolo attivo per questi anziani, se non altro di mantenere nelle difficoltà, eccetera, eccetera, un minimo di continuità sull'attività, questo secondo me è stato veramente una situazione da sottolineare tantissimo. Io ho mia mamma che nel giro di 4 mesi ha perso quello che probabilmente avrebbe perso in un anno, l'assistenza senile, e non si ricorda più e ha perso pezzi di memoria veramente grossi, proprio legati alla sua vita, anche della sua infanzia e della sua gioventù. E ci ha messo 20 minuti a riconoscermi, non solo per tutti i paramenti sacri che avevamo addosso, ma anche perché proprio era talmente stordita e talmente abituata a una vita ormai incasellata in poche cose, che il fatto di uscire e di vedere sua figlia era una roba, lei diceva, non è vero, non ci credo, così ha detto. E poi alla fine mi ha riconosciuto, ma è stata una cosa pazzesca, io non immaginavo si potesse arrivare così velocemente a una situazione per cui neanche tua figlia riconosce. Questo per chiudere la mia parentesi personale. Però il discorso è proprio questo, cioè ci sono delle figure all'interno dell'RSA che ci sono, che non vengono minimamente utilizzate, vengono sempre messe in un cantone, così come altre, come anche le altre attività, anche di lettura del giornale, tutte queste cose qua che secondo me potevano tranquillamente essere fatte durante il Covid, nessuno poteva, cioè, bastava organizzarsi, si poteva fare. Niente, hanno completamente cancellato queste cose e quindi hanno cancellato mesi e anni di memoria, di possibilità di recupero. Questa è la massificazione, ahimè, che queste specie di mastodonti chiaramente utilizzano per appiattire, dicendo, beh, tanto ce ne sono di meno, appunto, non ce ne facciamo molto del personale, addirittura, invece che di dire, beh, abbiamo delle risorse in più, addirittura lo rimandiamo a casa. È una follia una cosa così, decisamente, insomma. Quindi giustamente va rivisto tutto questo. Lascio la parola agli altri perché... scusate, non ce la facevo più, ecco, e comunque poi quando parleremo poi invece delle proposte di questi punti importantissimi, magari se c'è tempo e possibilità riprendo la parola e lascio comunque la possibilità agli altri. Grazie Letizia, grazie. Dai, sicuramente ci ritorniamo sopra. Maria Grazia Breda da Torino. Salute a tutti, saluti anche a Anna, che ci corrispondiamo, ma c'era tanto che non ci vedevamo. Era tanto, sì. Infatti. Le altre volte aveva partecipato Andrea Ciattaglia, per me, che oggi è fortunatamente per lui in vacanza e quindi lo sostituisco, ma sono così contenta perché vi vedo, così almeno ci riaggiorniamo.
Allora, io ho letto il documento e mi ci ritrovo ovviamente su una grossa fetta, anche se ci sono due passaggi, due o tre passaggi sui quali poi magari faccio un po' le due proposte che avevo in qualche modo anticipato. Ma mi interessa più in questo momento sottolineare quello che diceva Laura, cioè l'importanza di riuscire a mettersi in rete tra appunto associazioni che da tanti anni combattono, diciamo, per ottenere il rispetto della legge 833 del 78, quindi il diritto alle cure sanitarie dei malati, di tutti i malati e quindi anche dei malati cronici non autosufficienti, che non bisogna assolutamente, come dire, lasciare perdere, perché come tutti quanti noi che abbiamo appunto esperienza di tutela dei casi individuali, noi adesso ci siamo anche allargati nelle regioni e quindi abbiamo anche approfondito la normativa, ma è veramente una situazione che in questi ultimi 20 anni e in particolare negli ultimi, diciamo, negli ultimi 5-6, attraverso colpi di DPCM che poi sono stati ratificati con tutti gli arrampicamenti sociali all'interno della normativa per renderli legge, anche se sono appunto è stato bypassato il Parlamento, di fatto hanno cercato di modificare quello che era l'impianto strutturale della legge 833, che resiste, per fortuna, perché nessuno l'ha abrogata, ma bisogna proprio lavorare tantissimo per ottenere appunto quello che è un diritto chiarissimo agli articoli 1 e 2 proprio dell'impianto della legge. Quindi su quello massima vigilanza e secondo me se riusciamo appunto, grazie anche all'arrivo appunto dei comitati tipo Felicita, tipo quello dell'Emilia Romagna, nel Veneto abbiamo l'associazione Diana, in Umbria abbiamo l'associazione Umana che lavora anche su questo, nel Lazio qualcuno si sta risvegliando, se ci mettiamo insieme e mandiamo messaggi unitari attraverso anche questo documento, appunto, che potrebbe essere una base comune, quello che dicevi Laura, secondo me è importante, potrebbe diventare davvero una proposta di iniziativa popolare che poi diventi legge, che sia comunque lo strumento, diciamo, il manifesto con cui ci si presenta, si possono raccogliere firme, si possono fare incontri con i parlamentari, si può fare da lì. Come abbiamo fatto anche noi, estratto una mini piattaforma per la contrattazione con la regione, per cui ci sono diciamo, i nuclei che possono essere condivisi per tutti a livello nazionale, che è la base su cui andiamo a chiedere una radicale impostazione delle cure proprio per gli anziani malati non autosufficienti, e poi c'è una discesa a livello regionale dove ci sono delle cose emergenti, perché non è che possiamo lasciare appunto le persone chiuse, segregate, peggio che nel carcere. Io devo andare a trovare una mia amica, mi hanno dato l'appuntamento fra 15 giorni, non posso portarle niente, non posso mangiare niente, devo fare 15 minuti di visita, ecco, per cui queste sono le cose su cui secondo me va bene scambiarci tutte le iniziative che stiamo facendo. Avevo già girato la lettera del garante dei detenuti, stiamo rompendo l'anima al difensore civico regionale che ha scritto anche lui a Conte e al ministro della Salute. Se riusciamo appunto a far arrivare messaggi continui e costanti, perché io insisto anche che siano gli stessi parenti a farlo, perché quello che conta è anche proprio che arrivino le testimonianze, come veniva detto, proprio di chi sta vivendo la situazione. Quando i familiari ci chiamano, perché capisco la situazione appunto che veniva raccontata prima da Fabio, perché anche noi siamo stravolti da persone che ti caricano di angoscia, di dolore, di sofferenza, e gli strumenti che hai sono quelli che hai anche detto tu, perché la norma deve essere cambiata, ma noi per far cambiare la norma devi avere appunto la spinta che arrivi al posto giusto. E il dramma è che sembra che appunto il prossimo
step, sia di nuovo di voler prolungare. Ecco, allora su questo bisogna appunto fare la calata a Roma, ecco, proprio perché la situazione non sia... Quindi ci pensiamo magari anche, non è detto che ci venga l'idea adesso, ma attraverso per esempio il coinvolgimento, pensavo, dei nostri rispettivi parlamentari regionali, perché potrebbe essere anche un modo per poter arrivare prima. Noi abbiamo cercato, visto che abbiamo dei contatti qui in regione che avevamo già prima con appunto persone parlamentari, di articolo 1 che è legato appunto al Ministro della Salute, abbiamo chiesto di organizzare una videoconferenza proprio per fare un confronto sui temi del documento e sulla questione appunto della chiusura delle RSA. Poi noi seguiamo, ma anche voi credo, tutta la parte della disabilità, che non è che stia meglio, perché c'è la situazione, e anche lì hanno appunto tutta una serie di problemi infiniti. Quindi la questione, secondo me, importante è esserci messi in rete e avere la volontà di approfittare, direi, del momento. Uno, perché soldi ne arriveranno, non possono dirci che non ci sono soldi. E questi soldi dovranno essere usati nella sanità proprio per restituire le cure anche a quelli a cui sono state negate in tutti questi anni. E quindi è questa una, direi che la giusta restituzione doverosa che deve essere data per la strage che c'è stata. Allora, c'è stata una strage, se appunto non vogliamo che sia stata inutile del tutto, questa deve servire per dare di volta proprio a quello che era un sistema che scaricava e scarica tuttora, tutta la cura di un malato cronico non autosufficiente, con Alzheimer, con demenza, con Parkinson, sulle spalle dei familiari, come se fossero improvvisamente diventati il servizio sanitario. Ecco. Allora, qui si confonde volutamente l'affetto, la solidarietà familiare, tutto quello che io posso fare come figlio, come marito, come moglie, con quello che deve essere invece l'obbligo della cura. Ecco, e quindi l'obbligo della cura è ben in capo al servizio sanitario, e se lo deve tenere, e se io non mi impegno a guarire, mi deve continuare a curare. Questo è poco ma sicuro. Poi, sulla questione, ne avevamo parlato anche nella videoconferenza promossa dall'associazione Felicita 15 giorni fa, mi pare, 20 giorni fa. Secondo noi bisogna appunto lanciare immediatamente anche tutta la questione del domicilio, perché la stragrande maggioranza comunque preferisce stare più che può a casa propria, e oggi questo non è praticabile perché c'è l'abbandono totale, quindi, e non basta avere risorse per avere un assistente familiare, perché tutti sappiamo che uno, non basta un assistente familiare. Due, ci va la presa in carico comunque dell'ASL, perché se io peggioro come malato, se chi mi guarda non sta bene, c'è bisogno di una rete sanitaria che tuteli il malato, perché questo è. E poi anche per fare appunto una questione equa, oramai i dati sono da più parti confermano l'impoverimento proprio dei nuclei familiari, che devono sostenere in proprio costi che sono sempre più esosi per le cure domiciliari. Quindi la battaglia per avere la sanità che ti cura a casa e che ti riconosce anche un assegno di cura per poterti garantire la sostituzione quando tu non puoi essere presente, credo che sia veramente un diritto su cui bisogna dare battaglia, proprio per dare anche un senso diverso alle cure delle persone. D'altra parte, l'hanno detto i massimi esperti, no? Che hanno dimostrato che curati a casa si moriva di meno, no? Proprio perché c'erano tutte le condizioni di protezione che invece in una grossa struttura non c'era. Poi c'è il problema delle RSA. Allora, lì da voi, e poi avevano tentato di farlo anche qui da noi in Piemonte, ma gli siamo andati subito addosso, hanno fatto marcia indietro, hanno cercato di vendere la RSA come una questione privata, come se sia una gestione privata. Peccato che la RSA è una struttura accreditata col servizio sanitario e deve svolgere il suo ruolo a nome per conto del servizio sanitario.
Poi è da una vita che appunto la Lombardia, ma non è la sola, ecco, non paga nemmeno quello che è previsto dalla norma nazionale, per cui dovrebbe tirare fuori almeno il 50% della retta, pagarsi tutti gli specialisti, tutti i medici, insomma, come extra e tutto il resto, tutte robe che non vengono fatte. Ecco, e questo potrebbe essere una battaglia che si fa già subito sulla base della norma che è nazionale e che la Lombardia deve rispettare, per cui non è che si chiede chissà che cosa. Ma il problema grosso è che proprio perché paga anche comunque, anche se non paga il 50, paga comunque il 30, il 35, e quei soldi lì non è che li può dare al privato senza chiedere niente al privato, eh? Cioè c'è un controllo e ci devono essere dei parametri. Ecco, questo è il problema grosso sull'immediato su cui si può dare battaglia, lavorando però per fare quella riforma radicale che in qualche modo sul documento si comincia appunto ad ipotizzare. Su quello anticipo solo e poi chiudo, poi magari riprendiamo. L'unica cosa su cui invece dobbiamo fare una riflessione è sulle unità valutative, perché sono nate nel 92 con l'obiettivo di essere proprio un piano terapeutico per il malato, e sono adesso diventate invece gli strumenti di selezione per l'accesso alle cure o meno. E quindi questo è stato lo stravolgimento del percorso. E dall'altra la questione del fondo per le non autosufficienze, perché il fondo per le non autosufficienze è nato la legge istitutiva, Fulvio lo sa perché siamo andati anche a discutere a Roma insieme con il sottosegretario del ministro Ferrero, è nato perché doveva servire per, diciamo, le quote dei comuni che devono integrare le rette dei pazienti che non ce la fanno a pagare autonomamente. In realtà è stato distorto. E si usano quei soldi, che sono quattro soldi rispetto ai fondi della sanità, sono quattro soldi per dare un contentino a chi non è autosufficiente, ma a causa di malattie croniche. Se voi leggete il piano che è stato approvato quest'anno, sono tutti malati gravissimi, proprio che sono tutti di competenza del servizio sanitario, ma nessuno parla della quota che il servizio sanitario dovrebbe mettere. Per cui finiscono in capo ai comuni. I comuni pagano solo sulla base dell'ISE, ISE che stabiliscono loro qual è il tetto, e solo se ci sono le risorse, che sono sempre poche. Quindi è una fregatura colossale, per cui bisogna chiedere in primo luogo che il servizio sanitario sostenga la sua parte, e poi che sia garantito, come viene chiesto anche nel documento, il finanziamento della non autosufficienza per la parte relativa ai comuni. Ma deve essere chiaro che il servizio sanitario deve fare la sua parte, che è quella più grossa, perché è questo il problema. Comunque ci ritorniamo. Ok, grazie Maria Grazia. Non ho prenotazioni, però immagino. Ok, Fulvio. Dopo, se è possibile, chiederei di intervenire Achille. Ok. Sì, non avevo acceso il microfono. Grazie. Poi eventualmente si può riprendere alcune cose. Adesso io volevo stringere un po' sulla questione attuale, no? E su quello che potrebbe succedere se c'è il cosiddetto contagio di ritorno. Perché i limiti che sono venuti fuori con questo primo contagio devono essere assolutamente superati. Quindi, superato il discorso che non si può andare a trovare le persone, e queste si vede chiaramente che decadono sia fisicamente che intellettualmente, i limiti che non si capisce che cosa succede poi all'interno delle residenze dal punto di vista curativo, riabilitativo. Adesso per dire una cosa più generale, noi facciamo questo gruppo all'interno di un discorso più generale
di un coordinamento di associazioni che si occupano del problema della salute, della sanità nello specifico. E quindi, fra l'altro, proprio la settimana scorsa abbiamo fatto una manifestazione davanti al Ministero della Salute per poter essere ricevuti e per dire quello che pensavamo su una serie di problemi legati al Covid, ma non solo. Non siamo stati ricevuti e credo che non siamo stati ricevuti, lì ci hanno detto ma non c'è nessuno, eccetera. Abbiamo richiesto di nuovo una udienza, ditecelo voi, abbiamo detto, per vedere di capire meglio le cose. Ma sicuramente uno dei problemi che volevamo portare è proprio questo, no? E il discorso che volevamo fare, mi viene in mente, adesso diceva prima Maria Grazia, che noi avevamo fatto in Regione Lombardia, parlo l'associazione nata da lì dal 1992, una proposta di legge di iniziativa popolare per le cure domiciliari. Esatto. Raccogliendo le firme necessarie, proposta che è stata bocciata, due volte l'abbiamo raccolta, è stata bocciata per due volte. Cioè l'attenzione della Regione Lombardia su questo tema è assolutamente scarsa, per non dire zero. E quindi purtroppo abbiamo dovuto ricorrere in tante situazioni che si volevano affermare i diritti, abbiamo dovuto ricorrere al giudice, no? Non è che ci piaccia molto, perché evidentemente ci sono tempi lunghissimi, perché ci sono, occorre pagare gli avvocati, giustamente, e quindi c'è un percorso da fare che è complesso. Benissimo. Diciamo il discorso fondamentale era quello di dire, noi abbiamo preso l'esempio da un'esperienza che facevano in Piemonte a Torino e abbiamo cercato di tradurre questa esperienza di ospedalizzazione a domicilio a livello della Lombardia. È andata a finire così, ma continuiamo ancora a perseguire quell'idea, quantomeno, perché non è possibile adesso in una delle vertenze giuridiche che stiamo facendo, il comune aveva detto no, questa persona non va ricoverata, sta a casa e poi gli mandano mezz'ora al giorno un'assistente sanitaria per curare una persona cronica non autosufficiente, no? E una vertenza che è in piedi già da 2 o 3 anni e non siamo ancora arrivati ad una conclusione. E comunque abbiamo visto che quelle delle cure domiciliari è una finzione, cioè le cure domiciliari così non vanno assolutamente bene. Come non va bene se si vuole la cancellazione delle cure sanitarie? E qui c'è sempre questo equivoco del sanitario e del sociale, per cui è stato inventato che una persona è spezzata in due, una parte sociale e un'altra parte sanitaria, e quindi si interviene, la regione interviene solo sulla cosiddetta parte sociale e solo la parte sanitaria, e quindi per di più di meno rispetto a quello che è previsto, e per di più, e quindi sostanzialmente poi la parte sociale viene messa a carico della persona o dei comuni, e per poi per fare tirare fuori i soldi comuni anche lì bisogna finire, anche questa volta, davanti al tribunale. Ora, una delle cose credo che vada perseguita, che ne dobbiamo fare un punto che è venuto fuori dall'esperienza del Covid, è che le persone devono essere curate e che il sociale fa parte del sanitario e che è una cosa completa, che ci deve essere una risposta di questo genere. E questa risposta completa, per di più, si può anche ottenere utilizzando l'attuale legislazione. Anche qui è molto difficile. Io ho anche invitato l'avvocato che ci sta facendo una di queste cause. Quello a cui noi vogliamo arrivare per la Regione Lombardia è uno, fare in modo che la Lombardia, cioè non andiamo ancora
a quello che vogliamo fare a Roma di migliorare la condizione legislativa, ma almeno rispettare le leggi che ci sono adesso. E cioè che ci sia le persone che vengano considerate tali e che quindi ci sia una risposta del 50% dal punto di vista economico, ma che poi si applichi una norma che è quella della cosiddetta alta integrazione sanitaria, ovvero che le persone che sono, cioè è difficile dire che dal punto di vista giuridico è sempre una cosa complessa e quindi i giudici fanno delle distinzioni che a volte non sono adeguate dal punto di vista tecnico, ma comunque cerchiamo quantomeno di porre il problema che una persona che è malata grave deve essere considerata ad alta integrazione sanitaria e quindi deve avere tutto quello che è stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi qua ci sono due obiettivi, se volete, immediati si fa per dire, da ottenere: uno, che la regione paghi, e due, che le persone che sono malate gravi e nelle RSA sono quasi tutte in questa condizione, no? Abbiano questo tipo di discorso che è stato stabilito già dalla legge. Poi l'avvocato interverrà, magari spiegherà meglio questa questione, però dico che è un punto dirimente per poi arrivare a quello che vogliamo arrivare noi con il Ministero della Salute, con il Parlamento, per fare in modo di cancellare le distorsioni legislative che sono venute fuori dopo la legge 833 del 78, che hanno poi la Regione Lombardia è andata molto giù dura con questo discorso della privatizzazione e che hanno modificato, intanto sono già difficili da capire, forse questa è un'altra cosa che se tu non sei un avvocato non riesci a capire queste leggi qui che ti dicono, no? Ma e quindi c'è una prima questione di questo genere. E due, che si ritorni ad un fatto specifico del diritto alla salute, che il diritto alla salute è una cosa per tutti i cittadini. Fra parentesi, anche la legge principale di modifica della 833, che è la 502 del 92, con le modifiche successive, dice al primo articolo che occorre, e questo credo che non vedo nemmeno che quando si fa le vertenze viene fatto applicare questo discorso, che non vale solo per la legge 502, ma secondo me equivale per tutta la legislazione di carattere sanitario, perché si dice all'articolo 1 che occorre rispettare i principi generali che sono contenuti negli articoli 1 e 2 della legge 833 del 78. E lì, cioè, siccome non è che ci sia una sanzione se non le applichi, non si applica e basta, no? Si va avanti in questo tipo di condizione. Per cui, ecco, per sintetizzare, io porrei come cose fondamentali nel prossimo periodo, in premessa però dicevo che c'è questo discorso del eventuale contagio di ritorno e noi dobbiamo fare una sorta di piattaforma, come già si sta facendo in alcuni territori, per dire che cosa si deve fare nell'RSA di fronte ad un eventuale contagio di ritorno, sia per le visite ai parenti, sia per le cure che si fanno all'interno, per i controlli che devono essere fatti. Non è possibile, come in Lombardia, che non si facevano i tamponi perché la regione questi non li passava. Per cui poi è successo quello che è successo e poi che ci sono state delle persone infette che sono state mandate perché così le RSA ricevevano un po' di quattrini in più rispetto a quelle che avevano. E quindi questo è un discorso che sicuramente noi abbiamo già affrontato in un altro gruppo, ma in questo gruppo precedentemente, ma poi certamente li vogliamo scrivere e vogliamo fare in modo che ci si discuta
e che poi si applichino, nella speranza che poi il Covid di ritorno non ci sia. Però noi dobbiamo pensare che ci possa essere e quindi agire in funzione di questo. Chiudo. Chi interviene? Non so se... Luigi Lia? Dopo, se c'è la possibilità, chiedo di parlare. Ah sì, no, avevi chiesto per il vero, scusa. Sì, no, vabbè, dopo non ha importanza. Dopo, va bene. Grazie, scusami. No. Io sono stato chiamato in causa da Fulvio nel precedente intervento. Mi presento, sono Luigi Lia, sono avvocato. Molti di voi li conosco già, perché da anni che insomma affrontiamo i temi di cui si parla questa sera. Non so, adesso io posso dire, riprendendo alcuni punti sollevati da Maria Grazia e anche da Fulvio, alcune criticità che effettivamente persistono in Lombardia, probabilmente non solo in Lombardia, però in Lombardia ci sono anche alcuni aspetti particolari. Si è detto questo fatto per cui la regione Lombardia copre meno del 50% dei costi di ricovero pro capite. Il caso che sto... poi, tra parentesi, svolgo anche un ruolo di ufficio di pubblica tutela presso l'ospedale di Sesto San Giovanni, e quindi mi è capitato anche in quel ruolo, attraverso soprattutto le relazioni annuali, di cercare di sensibilizzare le istituzioni, perché poi queste relazioni girano, devono essere mandate in regione, al difensore civico, eccetera, su alcune tematiche che riguardano appunto le dimissioni dagli ospedali, che tante volte non sono protette, anzi, e tutto quello che ne consegue in termini di garanzia della continuità di cure per la persona malata. E quindi, diciamo, un po' su quel fronte, un po' come avvocato che sto seguendo un caso in particolare, e poi svolgo anche un'attività di supporto all'associazione GAD di Cinisello come sportello legale da qualche tempo. Effettivamente mi ritrovo sul fatto che il tema centrale è quello di difendere l'articolo 32 della Costituzione, mi verrebbe da dire ancora prima della legge 833 del 78, cioè il principio del diritto alla salute come diritto universale e interesse della collettività, da garantire a tutti in maniera universale e appunto in condizioni di gratuità. In che senso? Che è l'erario, cioè sono le tasse pagate dai cittadini secondo un principio di proporzionalità, che devono sostenere un sistema pubblico che deve essere in grado di fornire prestazioni, come dice poi l'articolo 1 e l'articolo 2 in particolare della legge 833, a prescindere dalla durata della malattia, e quindi dal fatto che sia malattia acuta o cronica, eccetera. E per quanto poi effettivamente siano intervenute delle norme successivamente che hanno creato grande confusione anche per gli avvocati e per i giudici, perché poi non sono di semplice lettura per nessuno, tutte le distinzioni che ci sono nei DPCM, tutta la questione del sociosanitario, dell'elevata integrazione sanitaria, eccetera. Però quei principi esistono ancora, sono ancora in vigore, e da lì si deve partire, facendo capire che innanzitutto il servizio sanitario deve garantire le cure in maniera senza limiti di durata nel tempo, e quindi questo deve avere un riflesso sia sulla qualità delle cure da garantire e sia poi sugli risvolti economici, perché poi questo è l'altro aspetto, no? Poi io mi ricordo anche la battaglia che si fece in Lombardia tanti anni fa per la proposta di legge di iniziativa popolare, che voleva anche naturalmente sottolineare l'importanza delle cure domiciliari. Si parlava appunto, se non ricordo male, Fulvio, di ospedalizzazione a domicilio,
E naturalmente, purtroppo, come ricordava Fulvio, la legge fu forse neanche discussa, bocciata, non presa in considerazione. Quindi sono temi su cui ovviamente ritornare, perché la sanità naturalmente significa avere un servizio che è tutto, è l'ospedale, è il territorio, è la cura domiciliare, è l'RSA, eccetera. Mi ritrovo molto in quello che ha detto Maria Grazia rispetto al fatto che l'RSA di fatto si comportano, tendono a comportarsi come soggetti privati e non come soggetti pubblici, avvallati in ciò, legittimati anche probabilmente dalle politiche regionali, perché c'è questo malinteso per cui l'RSA, il fatto stesso che quando si va in RSA si vada a sottoscrivere un contratto di natura privatistica, effettivamente fa un po' pugni con l'idea che le RSA, in quanto accreditate, sono a tutti gli effetti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale. Invece noi abbiamo in Lombardia una situazione nella quale, anche per effetto di questo particolare sistema di rimborso della quota sanitaria, le RSA praticano anche rette differenziate nei costi. E quindi non c'è un sistema sotto controllo da parte della Regione Lombardia, neanche nei criteri di accreditamento non vi è anche, come dire, il controllo, oltre che sulla qualità, anche sui costi. Per cui ci sono situazioni anche paradossali per le quali una persona viene dichiarata dimissibile dall'ospedale, magari al di là dei problemi delle liste d'attesa si crea il posto in un RSA molto costosa e la persona non può accedervi. E qui non ha senso in un sistema pubblico tutto questo, no? In un sistema pubblico. E poi dopo per accedere bisogna sottoporsi a un contratto, bisogna sottoscrivere un contratto, tant'è che poi quando facciamo le azioni legali chiediamo al giudice che venga dichiarato nullo quel contratto, ma è come se si ricadesse in un ambito di autonomia negoziale privata che non dovrebbe esistere, almeno nell'ambito di un sistema sanitario. E quindi diciamo la battaglia fondamentale è cercare di far valere il più possibile il principio per il quale il servizio sanitario dovrebbe coprire in molti casi, e ciò non lo fa, il 100% dei costi di ricovero delle persone, ancorché queste siano ricoverate in RSA. Cioè non è automatico che in RSA bisogna pagare la retta, perché il principio dell'articolo 2 della legge 833 e comunque, per quanto un po' pasticciato il principio che poi risale, credo, al decreto legislativo del 99, delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, cioè quantomeno dovrebbe in molti casi dire la persona ha prevalentemente bisogni sanitari e quindi non dovrebbe essere garantita anche in termini di interventi, per il pagamento delle cure da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Io i casi che ho visto che si sono risolti a favore di chi ha fatto dei ricorsi, almeno ho visto qualcuno, riguardano malati d'Alzheimer che avevano però altre patologie oltre all'Alzheimer per i quali i giudici hanno dichiarato che prevaleva la componente sanitaria. Spontaneamente, molto difficilmente, anzi non ho in mente casi in cui la regione, il servizio sanitario, l'ATS o l'ASL riconosca spontaneamente il 100% del costo. In Lombardia questo avviene per i malati di SLA e avviene per le persone malate terminali o situazioni dove una persona magari si trova in situazioni gravi di coma. Il caso che sto seguendo io è di una persona che poi uscendo da una situazione peggiore di coma e avendo ritrovato una minima capacità di intendere e di volere è passata dall'altra parte, no? È passata ad essere sociosanitaria e quindi a pagamento. Però il caso che sto seguendo parla di una famiglia che si è letteralmente impoverita perché in questi anni ha speso circa 100.000 euro in rette in RSA. In un RSA pubblica, cioè accreditata col servizio sanitario, laddove quindi ci sono tre problemi insieme. Uno, il fatto che il servizio sanitario attraverso
le sue istituzioni preposte, l'ATS, la regione, non riconosce spontaneamente anche in casi gravi di persone che hanno bisogni sanitari importanti la copertura al 100% dei costi. Due, anche quando, quindi questo già non avviene. Poi c'è il secondo step, la persona quindi viene considerata dentro il regime del, diciamo, del socio sanitario, ma non a prevalente componente sanitaria, quindi deve pagare la retta. La regione interviene da anni, dal 2003, non corrispondendo il 50% del costo pro capite, come prevedono i DPCM sui LEA, sui livelli essenziali di assistenza, ma predeterminando, come dire, attraverso un sistema che si chiama SOSIA per quanto riguarda le persone anziane e SIDI per quanto riguarda i disabili, in genere sono le strutture RSD, un sistema di minutaggio, cioè si dividono le persone in categorie più o meno gravi, attualmente sono tre per quanto riguarda le persone che sono in RSA, una categoria A, una B e una C, e sulla base di quello c'è un costo fisso che viene riconosciuto dalla Regione Lombardia. La Regione presume che per quel tipo di malato più grave, mi sembra, ci vogliono 49 euro al giorno. Quei 49 euro al giorno in molti casi, nella gran parte, non corrispondono al 50% del costo effettivo pro capite del ricovero. E quindi di fatto c'è un risparmio, tra virgolette, non un risparmio, insomma una sottrazione dei propri compiti. Però su questo punto devo dire che in questi anni non è accaduto nulla. Non ci sono stati... Adesso noi abbiamo provato anche, credo, con Francesco... Io avevo preparato il testo di un'interrogazione parlamentare che poi avevo mandato a Francesco Santanera per chiedere anche l'intervento del ministro rispetto a questo. Cioè, com'è possibile che le regioni, almeno... Perché poi bisognerebbe vedere le situazioni nelle varie regioni, effettivamente. Però c'è una norma nazionale che dice questo. Come mai la Regione Lombardia da anni fa così? È giusto o non è giusto? Fino a che punto può spingere l'autonomia regionale dopo la sciagurata revisione del titolo quinto della Costituzione del 2001? Però anche con quella sciagurata revisione, a mio avviso, resta il fatto che le regioni devono rispettare i livelli essenziali di assistenza definiti a livello nazionale. Quell'autonomia regionale non può spingersi oltre. E quindi se il livello essenziale di assistenza dice quello deve essere. Al massimo la regione può aumentarlo il livello, si dice, no? Può aumentarlo se ha delle risorse, ma non diminuirlo, ma l'aumentarlo o diminuirlo lo si vede dall'angolo visuale del paziente, della famiglia, non dall'angolo visuale della regione, che ovviamente fa il suo interesse. Quindi questa è un'anomalia, ma sulla quale ad oggi non ci sono stati interventi, almeno istituzionali, anche da parte del Ministero, no? per dire no, non si fa così. Io sto provando a sollevare a livello giurisprudenziale questa questione nell'ambito di questo caso. E, fra l'altro anche i comuni tacciono su questo argomento che oltretutto va anche a loro danno, perché ovviamente se la regione risparmia in questo modo, il comune che è chiamato a intervenire e integrare la retta è costretto a pagare di più, ovviamente. Ma i comuni si guardano bene dall'affrontare la regione di petto su questo argomento. Io avevo suggerito a un comune di fare una richiesta alla Corte dei Conti, una richiesta di parere preventivo su questo argomento, no? Per dire, vabbè, qui si tratta di spesa pubblica, cara Corte dei Conti, facci capire se effettivamente la regione fa bene così, visto che abbiamo una norma nazionale che dice diversamente, e se noi quindi non spendiamo impropriamente delle risorse pubbliche per integrare delle cose che invece dovrebbe coprire la regione. Nessuno l'ha fatto ad oggi. Cosa fanno i comuni, purtroppo? Cosa stanno facendo? In Lombardia è così, ma si sono inventati, dopo che c'è stata questa tutte le battaglie che noi abbiamo sempre fatto anche in materia di per evitare che venissero coinvolti i parenti tenuti agli alimenti nel pagamento della rete. Adesso che c'è una normativa più chiara sull'argomento e quindi che stringe il campo delle persone, no, che eventualmente possono intervenire,
i comuni cosa fanno? Hanno stabilito una soglia ISE molto bassa, in genere a 16.000 euro l'anno, per cui molte famiglie sono escluse dalla possibilità di un intervento integrativo del comune. E quindi si trovano in questa situazione in cui ci sono RSA costose, con una situazione differenziata sul territorio. Paradossalmente, se io più ho bisogno di cure, più avrei bisogno di un RSA performante. E però in quel caso, siccome non vale il principio del 100% sanitario, allora la regione non fa un controllo comunque sui costi e paga meno del 50%, io devo pagare una retta alta. Se non sono abbastanza povero, ma devo essere proprio molto povero, o comunque in una situazione molto difficile per andare sotto i 16.000 euro annui di ISE, è chiaro che a quel punto sono costretto a pagare l'intera retta. Il caso che sto seguendo io parla di una persona la cui moglie si è ammalata in età molto giovane perché ha avuto un'emorragia cerebrale e da 10 anni in una condizione di totale invalidità in RSA e paga 2.400 euro al mese di retta. Il comune era intervenuto solo in un primo tempo a coprire la retta, ma poi ha inventato la soglia e questa famiglia ha un po' più, ha 20.000 per dire di ISE e quindi paga l'intera retta. Quindi c'è una situazione effettivamente, adesso io di questo tipo, che sul piano giuridico secondo me si può far valere davanti a un giudice, anche se abbiamo tentato in tutti i modi di risolverla non in via giudiziale, ovviamente, anche perché la condizione della persona è tale che non può sopportare una causa che va avanti chissà quanto tempo. Quindi ne abbiamo provate tutte. Abbiamo anche chiesto più di volte di fare un UVM, no? Adesso vado anche sull'argomento dell'unità di valutazione. Perché è chiaro che purtroppo, cioè l'UVM da una parte dovrebbe essere lo strumento che consente di fare un progetto individualizzato di cure adeguato, e dovrebbe essere anche lo strumento col quale poi si prende atto di, dovrebbe essere tutti presenti, anche i comuni, la parte, e in una situazione del genere un UVM avrebbe dovuto dire questa signora ha bisogno prevalenti sanitari e quindi e valutare anche se l'RSA è di destinazione, perché poi è giovane, dovrebbe stare in un RSD, o comunque valutare l'idoneità della struttura, che comunque al momento non sembra essere quello il problema centrale, e l'idoneità delle cure, quindi quello che la RSA garantisce effettivamente, perché per esempio questa RSA è una buona RSA in Lombardia, però la persona ha bisogno di più assistenza in campo riabilitativo e di logopedia, come sa anche Laura che mi ha aiutato nel valutare questa situazione, no? E però anche l'RSA performante un po' si limita in questo, no? Non fa più di tanto, magari dovrebbe dare quella prestazione in più e non lo fa. E stabilire anche queste cose, vabbè, ma se facciamo una valutazione multidimensionale seria, si capisce che una persona in questo caso ha bisogno prevalentemente di assistenza sanitaria. Invece questo poi viene negato di fatto, non viene neanche fatto. E quindi poi queste situazioni diventano difficili da controllare. E quindi è importante da una parte stimolare lo strumento dell'UVM, poi mi rendo conto che purtroppo nella pratica a volte non viene neanche, non sanno manco che cos'è, oppure viene fatto male o non viene fatto e quindi non si riesce poi a ottenere lo scopo per il quale è previsto. Quindi un po' queste sono le situazioni almeno che io ho maggiormente presenti rispetto a questa realtà. E bisognerebbe riuscire appunto a tenere insieme tutti questi aspetti, quindi tutto quello che avete già detto voi va benissimo, far valere il più possibile al momento anche quei principi che resistono ancora nella nostra Costituzione della legge 833 e far capire che non si può entrare nell'equivoco per il quale le RSA possono operare come soggetti privati, non lo sono, nel momento in cui sono accreditati fanno parte di un sistema pubblico della sanità. E quindi certe storture non dovrebbero esserci in termini di costi così differenziati, dirette, e anche a volte di prestazioni, no? E quindi il fatto che una persona poi deve firmare il contratto, insomma, è tutto
e spesso poi oltretutto anche le dimissioni dagli ospedali non avvengono in maniera corretta, quindi consentendo con calma di individuare il percorso più idoneo per garantire la continuità delle cure della persona, no? E quindi spesso la persona poi si trova, le famiglie si trovano in difficoltà, costrette in tempi molto brevi a trovare una soluzione e a fermare qualsiasi impegno di spesa pur di tamponare le situazioni di difficoltà. Ecco, io non ho altro da dire, poi ci sono domande. Ok, grazie Luigi, grazie. Posso dare solo una risposta a Lia sulla questione che finiva? O c'era qualcun altro? No, c'è Achille che l'ho già cavalcato, perché mi ero dimenticata. Achille Zasso. Grazie. Sì, ma io parto da alcune riflessioni che vado facendo in questi giorni, e cioè parto dallo sconvolgimento che c'è stato per noi questa pandemia, da questa grave situazione che si determina. Credo che questa pandemia abbia contribuito, abbia stravolto, oltre che ai rapporti di produzione, oltre che aver indebolito posizioni che erano state acquisite da tanti anni, da secoli, dai lavoratori e dai pensionati, oltre a questo ha, diciamo, sconvolto il nostro quadro di valori, di principi. E l'esempio più emblematico, uno degli esempi più emblematici, mi pare che siano lì una situazione gravissima, paradossale, tragica, diciamo pure, ha messo veramente in crisi il nostro modo di pensare, che credevamo fosse un modo di pensare che era conforme a una situazione che si era venuta consolidando in questi anni e che aveva acquistato una certa solidità e consistenza. Intanto il giudizio, proprio partendo ciò che non è il problema principale, anche se per noi che facciamo parte di questo gruppo di lavoro lo è, ma il problema delle RSA rappresenta certamente la spia, l'elemento fondamentale che mette in discussione proprio questo sistema di valori, questo quadro che abbiamo avuto finora di fronte e che credo è stato sconvolto proprio dalla crisi. Sono state messe in discussione conoscenze scientifiche e la pratica medica e sanitaria, che si sono rivelate impreparate contro. Gli stessi principi cardine dell'economia, del sistema sociale assistenziale, gli stessi provvedimenti governativi, la stessa difesa di uomini e donne, anziani, portatori di handicap, sono presenti proprio nelle RSA, sono stati sconfitti da questo fattore invisibile che noi cerchiamo di capire, che cerchiamo di controllare. Ma la domanda, la prima domanda che sorge, è come ci troviamo oggi a combattere, contrastare questo fattore invisibile che si manifesterà molto probabilmente, speriamo di no, ma le probabilità purtroppo ci sono nell'autunno, nei mesi dell'autunno. Ecco, questa è una delle prime cose dobbiamo porci. Noi abbiamo assistito ad una fiducia illimitata che è stata accordata al potere politico, governante, a categorie di cui solo oggi si scopre l'importanza: medici, biologi, infettivori, ma naturalmente anche infermieri, assistenti sociosanitari, operatori del. Contemporaneamente si nega, proprio come contraltare, si nega fiducia ad altre categorie che sono rappresentate dai politici, dagli amministratori pubblici, dai giuristi, dai sindacalisti. Ecco, c'è, diciamo, anche da questo punto di vista uno sconvolgimento di valori e di principi.
la strumentalizzazione della paura è stata determinante. Guarda che la strumentalizzazione della paura è stata quella che ha impedito una ripresa delle attività delle relazioni sindacali. La strumentalizzazione della paura è stata usata grandemente anche nelle RSA. La paura alimentata in questi mesi di emergenza. Certo, ci sono stati fatti cui non si poteva non rispondere. Ma, voglio dire, sono state aggravate certe situazioni. Proprio con provvedimenti della Regione Lombardia sono stati ricordati, no? Trasportare i malati o i malati meno gravi nelle RSA per poterli curare. E lì si è creato un clima di contagio diffuso. E tutto questo discorso sulla strumentalizzazione della paura ha anche impedito alle organizzazioni, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni, di intervenire e di controllare e di riavviare con una certa urgenza una vita viva, una vita che invece è stata, diciamo, in un certo senso limitata, è stata interrotta. Ecco, questi fatti sono importanti, non devono verificarsi nella prossima stagione, se dovesse verificarsi disgraziatamente una seconda ondata di coronavirus. Cioè, nella prossima stagione bisogna evitare che chi è chiamato, che chi può essere chiamato a far fronte alla situazione, prendendoci, discutendo, elaborando i programmi, facendo proposte concrete, bisogna evitare che sia impedito loro di svolgere questa attività. Come invece c'è stata in questa fase. Perché non possiamo non riconoscere che c'è stata una limitazione per provvedimenti governativi che erano necessari in certi momenti, ma in certi momenti forse lo erano meno, andavano fatti diversamente, dovevano essere affrontati con provvedimenti diversi, i problemi dovevano essere affrontati diversamente e così. Bene, allora, fatta questa premessa, un'altra cosa che io voglio ricordare, che voglio richiamare, è come si può impostare un lavoro che rispetto al virus rappresenti per noi, nelle case di riposo, in generale nella sanità, rappresenti un voltare pagina. Come ci prepariamo ad affrontare una ripresa? Non si può non voltare pagina nella sanità pubblica, non possiamo accettare il modello della privatizzazione della sanità pubblica che ha provocato una strage di dimissioni enormi come quella che si è fatta. E per quanto ci riguarda proprio sulle RSA. Allora, come ci prepariamo ad affrontare questa situazione, la possibile situazione, e comunque come ci avviamo, se la situazione è migliore e ce lo auguriamo sinceramente, a una ripresa. Il problema è un problema nazionale, è un problema lombardo. Un'altra cosa che voglio richiamare è praticamente l'ecatombe silenziosa che si è verificata. Guardate che, insomma, io l'ho già detto e lo ripeto, io temo che ci sia stato non un programma organizzato, non un progetto di vita, ma che, insomma, ci siano state cose che hanno spinto verso un progetto di pulizia etnica. E che cioè? Una fredda, imperturbabile determinazione abbia preceduto e che se le cose andavano in un certo modo non si dovesse opporsi in maniera così drastica, in sostanza, perché queste cose, insomma, nell'ordine naturale degli eventi e potevano rappresentare anche la soluzione a gravi problemi che esistono. Non voglio soffermarmi oltre su questo punto, però è chiaro che quello che è avvenuto è un fatto che colpisce una parte della popolazione. Sono gli anziani. E sono le case di riposo, le RSA, dove questo è avvenuto. E sono problemi quindi che vanno affrontati e sono alla radice, io direi, della questione del coronavirus, della lotta. Se noi non le affrontiamo con... Vanno benissime le osservazioni fatte dai compagni
sono intervenuti prima di me quando dicevano che è necessaria un'indagine, un'analisi profonda. Ecco, guardate che il rapporto che esiste nelle RSA è un rapporto, parlo del rapporto con il personale addetto ai servizi, personale che produce il servizio, è un rapporto debole, fragile, è un rapporto che spesso è incrinato. Allora bisogna intervenire perché questo rapporto, noi, anche noi, noi che abbiamo come principio, come principale obiettivo la tutela degli anziani, dei pensionati, noi dobbiamo intervenire perché questo rapporto sia migliorato, sia reso più forte, reso più favorevole ai lavoratori che prestano servizio. Perché certo, ci sono state le vergogne di pagine intere del Corriere della Sera e della Repubblica che hanno parlato, è vero, di assenteismo. Ma di che cosa si può parlare? Di che assenteismo si può parlare? Di che situazione si può parlare quando ci sono rapporti di lavoro che sono debolissimi, fragilissimi, vantaggio, dove c'è solo sfruttamento, dove c'è praticamente la presenza di multinazionali della sanità degli anziani, della diciamo degli anziani, delle case di riposo, che infieriscono su questa situazione, perché sul personale dipendente si fa sfruttamento, non possiamo chiamarlo in altri termini, è sfruttamento vero e proprio. Allora bisogna intervenire attraverso i sindacati che organizzano questi lavoratori. Io sono fermamente, io mi sto convincendo sempre più, vedete, che bisogna intervenire, dobbiamo collaborare, dobbiamo stabilire un'unità d'azione con i sindacati che organizzano questi lavoratori affinché il loro rapporto di lavoro sia un rapporto di lavoro diverso, più favorevole a loro, più sicuro, meno fragile, meno incrinato. Ecco, ora voglio dire, naturalmente chi sta dall'altra parte fa un discorso che è opposto, perché di assentismo di massa, pagine intere del Corriere della Sera della Repubblica. E quindi questo naturalmente attraverso i questionari. Ma non solo, perché vedete, i questionari sono importanti. Io credo che nei confronti delle case di RSA o gruppi di RSA vada organizzato. Verso, servendosi, utilizzando naturalmente i rapporti con quella categoria di lavoratori, vada organizzato un contatto, un confronto costante. E non c'è la debolezza e la causa di quello che è avvenuto in questi anni. È appunto la debolezza e la mancanza di una dialettica all'interno del rapporto delle case di lavoro per cui i lavoratori addetti potessero rivendicare i giusti diritti e potessero quindi assistere meglio, ma non hanno potuto assistere per volta. E questa è una cosa fondamentale. Quindi, da noi, per quanto ci riguarda, mi pare che questo aspetto non sia stato sufficientemente affrontato. La necessità di un rapporto strettissimo con questi lavoratori. Quindi, io credo poi un'altra cosa, che le RSA, il discorso nostro, il nostro gruppo di lavoro, debba trovare un collegamento con il gruppo territorio. Le RSA sono territorio, rappresentano una parte del territorio. Non possiamo non considerarle parte del territorio. Perché sono parte. Certo, c'è il problema degli accreditamenti. Insomma, il problema degli accreditamenti, certo. Io pongo la questione in altri termini. Dico che non è possibile che solo il 10% delle RSA in Lombardia sia pubblico. Quindi è un fatto abnorme, assolutamente inaccettabile. Certo che c'è un problema di accreditamento, perché l'accreditamento non deve essere una sostituzione, rappresentare una sostituzione del fatto che le RSA siano oggetto di intervento.
sono, devono essere un intervento pubblico, ma è lo stesso rapporto di accreditamento che snatura, che rende debole il rapporto. Il rapporto lo porta sempre più a diventare un rapporto di natura. E quindi io credo che su queste cose sia necessario. Se vogliamo prepararci ad affrontare una situazione difficile, dobbiamo impiantare un ragionamento su questo. Quali sono i punti, finisco per essere lungo, i punti che io vedo fondamentali, ne ho già parlato, che occorre intanto la garanzia che tutti gli operatori e i pazienti, i denti, i ricoverati, gli ospiti, in caso di cose diverse, siano sottoposti a tampone. E tutta la popolazione, collegata in qualche modo a questi residenti nelle deve essere sottoposto. Che il monitoraggio deve essere compiuto prioritariamente con la massima urgenza a tutti gli attuali ospiti delle case, assoluta priorità data. Che la distribuzione è gratuita, non che non deve esserci problema di distribuzione gratuita, come è avvenuto nelle mascherine, addirittura divieto talvolta, vergogna, che ci sia stato divieto di distribuire, di non utilizzare le mascherine perché impattavano negativamente. Che deve esserci, e torno al punto che dicevo, un controllo delle tipologie anonime del rapporto di lavoro di questi lavoratori. E un sostegno nelle controversie. Il sindacato di categoria manca, i sindacati di categoria mancano, a mio modesto parere. Che deve esserci un potenziamento delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Che si deve garantire il rapporto psicologico anche con i parenti dei malati o dei ricoverati. Deve esserci una revisione dei criteri di accreditamento e contrattualizzazione. Ecco, si dice, diceva prima l'avvocato Lia, il rapporto di contrattualizzazione rischia di essere scambiato per un rapporto di privatizzazione. Lo è, di fatto, a mio parere lo è. Il rapporto di contrattualizzazione, di accreditamento, diventa nei fatti oggettivi un rapporto di parte. Allora, bisogna rivedere queste norme di accreditamento. Istituzionalizzare il comitato, è interessantissimo quello che ha detto il compagno di Felice, è fondamentale la presenza, l'organizzazione democratica dei parenti nelle case di riposo, pensare di organizzare i residenti, gli ospiti, ma i parenti sì, i parenti è possibile organizzare. E poi che ci sia una richiesta giornaliera di informazione del quadro epidemiologico, quindi che si abbiano le notizie, che si facciano vedere da parte dei parenti i residenti nelle case di riposo, che si tolga qualsiasi vincolo all'impedimento a vedere. Battersi su queste cose. Io credo che questo sia un modo per prepararsi ad affrontare pericoli che siano lontani da noi, ma che potrebbero verificarsi nell'autunno. Non riusciamo a sentirti più, Achille. Basta, ho finito. Mi spiace, ti sei... Scusa. Ti sei sentito male, mi dispiace. Dopo ci ritorniamo nella proposta conclusiva, perché chiaramente tante cose sono state molto interessanti. Maria Grazia, volevi intervenire, e poi Alberto Giorgi. Sì, veloce. Sulla questione che poneva adesso Achille mi trovo molto d'accordo sulla questione di una valutazione politica di carattere generale, perché sicuramente quello che è capitato in particolare in Lombardia, perché voi eravate un po' in prima fila, ma poi anche in Piemonte non è mancato, l'atteggiamento di considerare normale che queste persone potessero morire, ecco, in questo momento, perché di fatto erano vecchi.
Quindi c'è stata una logica di persone a perdere che ha fatto sì che si potesse pensare anche a casa nostra come a casa vostra che di approvare delibere che permettessero l'ingresso di malati in Covid positivi nelle RSA perché tanto il posto c'era e quindi si poteva riempire, anche se questo era appunto sicuramente una situazione a rischio come si è poi vista. Quindi c'è secondo me una non valutazione e c'è il rischio proprio come diceva lui di una, noi l'abbiamo chiamata eugenetica sociale da tempo che lo stigmatizziamo, cioè la volontà scientifica di eliminare le persone che sono inutili, che non sono appunto più produttive. E con il coronavirus questa cosa qua si è toccata con mano perché come da voi anche da noi gli anestesisti hanno cercato di riservare i posti in terapia intensiva per chi era più giovane e hanno rifiutato in alcune strutture proprio anche il ricovero nonostante venisse richiesto il 118. Per cui c'è anche stato tutto il problema che non abbiamo toccato ma che secondo me è importante che abbiamo una legge 38 del 2010 che prevede cure per evitare sofferenze, non solo cure palliative, ma proprio terapie del dolore che nelle strutture RSA non viene assolutamente applicata. E questa è una cosa gravissima perché poi nel caso del coronavirus abbiamo gente che è morta veramente tra sofferenze atroci proprio perché non aveva neanche appunto la possibilità di morire con dignità. Quindi queste cose bisogna proprio continuare a tirarle fuori e continuare a denunciarle. Abbiamo dimenticato tutti, anche se li abbiamo fatto in tanti, che abbiamo anche gli esposti in procura. Ne abbiamo tanti di esposti in procura e la fatica che noi stiamo cercando di fare in questo periodo è quella di tenere alta l'attenzione attraverso appunto proteste, coinvolgimento dei giornali, per cui quasi tutti i santi giorni sui giornali o l'uno o l'altro abbiamo testimonianze di familiari che cercano di tirare in ballo appunto che cosa è successo, proprio perché non sia dimenticato e perché non passi in cavalleria, perché anche la procura tenderebbe a fermarsi solo sul ma c'erano i tamponi, non c'erano i tamponi. Mentre invece quello che anche Achille tirava fuori è un problema di condizioni generali delle RSA che non erano già idonee prima del coronavirus e quindi già prima avevano dei malati gravissimi e non c'era uno standard di personale adeguato sia in qualità di professionalità e sia anche in quantità. Per cui il problema nodale è proprio quello di fare una riforma radicale. E la questione importante è proprio quella di spostare questa struttura nell'ambito sanitario, perché secondo noi lo è già, perché come dicevamo prima, attraverso l'accreditamento diventa struttura del servizio sanitario. Noi in Piemonte siamo riusciti ad eliminare il contratto di ospitalità perché abbiamo fatto tutto un lavoro 5 anni fa in regione, ma quello che il salto da fare è proprio quello che anche lui toccava, se ho capito bene, ed è quello di fare in modo che queste strutture siano parte integrante del servizio sanitario e quindi anche il personale stesso viene tutelato con contratti del servizio sanitario. Noi abbiamo avuto, per esempio, la fuga di un sacco di personale, sia OSS che infermieristico, dalle RSA agli ospedali, proprio perché hanno condizioni di lavoro migliori, turnazioni, contratti più seri, e quindi c'è stato anche, nel casino generale del coronavirus, abbiamo avuto anche questa perdita. Ed è vero che c'è appunto una scarsa rappresentatività, soprattutto delle figure degli OSS, perché mentre gli infermieri e il personale appunto sanitario medico si autorappresenta bene, tutta la categoria degli OSS, che poi è quella più rilevante all'interno delle RSA, non è stata rappresentata. Credo che dovremmo poi fare uno sforzo insieme perché ci sia appunto una
un minimo di scaletta, lo dico a Laura che appunto tiravi le fila, magari facciamo il compito anche a casa dopo, però sono venuti fuori tutta una serie di punti interessanti, magari facciamo lo sforzo di individuare quelli che possono essere a breve e che possono essere anche condivisi proprio per appunto migliorare il presente, quelli che potrebbero essere a medio termine e quelli che possiamo darci anche come una visione proprio politica per appunto cambiare proprio radicalmente la situazione, perché si può, credo che questo sia proprio il momento per poterlo fare. L'importante secondo me è che sia la base fondamentale è che riconosciamo e facciamo riconoscere che si tratta di persone malate e che quindi hanno pieno diritto a stare dentro il Servizio Sanitario Nazionale e che ovviamente hanno diritto per questo a ricevere tutte le cure di cui hanno necessità. Sulla questione poi del pagamento potremmo fare un ragionamento poi anche in seguito. In questo momento è importante secondo me riuscire nel medio, breve e medio termine, a battersi per ottenere la prestazione, che è già un LEA e che deve essere garantito, e ottenerla, come diceva Lia, almeno al 50% come è previsto. Ma si può anche ottenere il 100% laddove riusciamo ad avere anche certificazioni mediche. Noi l'abbiamo fatto in questo caso in pochi casi ancora, ma comunque la strada stiamo tentando, che dimostra che appunto la prevalenza è sanitaria e quindi anche l'ASL copre. Si può anche ragionare invece su una rivisitazione generale, per cui perché devono pagare soltanto i malati non autosufficienti la quota alberghiera, perché durano tanto nel tempo, devono essere curati a lungo. Allora se il problema c'è, rivediamo la compartecipazione per tutti. Potrebbe essere un ticket, potrebbe essere una situazione che viene applicata in modo estensivo. Ma in ogni caso deve essere solo l'interessato al limite, come avevamo ottenuto nel 2000, con il decreto 130 del 2000, solo l'interessato con la sua situazione, salvaguardando tutti i vincoli che ha verso moglie, figli e quant'altro, non come adesso che è appunto un massacro proprio rispetto all'impoverimento. Faccio solo l'ultimo flash. Secondo me è anche una questione politica di sinistra, perché su questo fronte qua chi si batte oggi per la questione delle disuguaglianze, della povertà e quindi da sinistra, ecco, e cerca appunto di portare a casa ovviamente miglioramenti per questa certa categoria di persone, non si batte mai per il problema dell'impoverimento delle famiglie che hanno a carico un malato cronico non autosufficiente o anche persone con disabilità grave. Non c'è mai una situazione di tutela, noi facciamo una fatica enorme, rispondo così a Lia, per esempio sulla questione delle rette, stiamo cercando il parlamentare che ci presenti, l'interrogazione, ecco, perché ci sono sempre giustificazioni per poterlo rinviare, non è mai il momento giusto, ecco. Perché? Perché anche nell'ambito della sinistra si ha il concetto che sia compito della famiglia farsi carico dell'anziano non autosufficiente, questa è la sostanza. È una disgrazia della famiglia, te la devi giocare, e se poi hai dei soldi, hai una casa di proprietà e quant'altro, è finita, perché lì te la devi giocare tu. E tutto il discorso saggio che tu ricordavi del fatto che abbiamo una fiscalità generale, che paghiamo le tasse, che appunto abbiamo un contratto con lo Stato, per cui io ti verso l'onestà, in cambio tu nel momento del bisogno mi darai, salta nel momento in cui io divento malato cronico non autosufficiente. Con l'aggravante che tu lo ricordavi, non è più solo sugli anziani adesso, ma anche noi abbiamo casi di giovani che appunto durano poi anche anni e quindi le famiglie vanno poi in malora. Okay. Grazie. Allora Alberto, consentimi Laura un secondo, posso? Proprio un secondo, eh? Ma veramente brevissimo. Sì. Allora uno, questo che ha sollevato adesso Maria Grazia, è un tema culturale, non c'è dubbio, ed è il tema sul quale noi intendiamo portare
contributi maggiori, in quanto non siamo medici, non abbiamo la competenza di medicina democratica, ma sappiamo come si vive dentro l'RSA, come hanno vissuto i nostri parenti, e vogliamo intervenire sull'aspetto culturale del riconoscere l'anziano come una persona degna di diritti e non uno scarto sociale da mandare alla morte. Questo che ha detto Achille, io l'ho sentito al telefono, quello che ha detto Achille, l'ecatombe, questa ecatombe è voluta ed è stata portata avanti scientificamente perché erano persone, tra cui mia madre, tra cui tanti altri miei amici che oggi appartengono all'associazione, hanno dovuto subire telefonicamente capendo che non erano più degne di vivere. Queste sono le cose sulle quali Felicita nasce e sul cambiamento di approccio culturale che ci deve essere rispetto ai diritti e alla dignità delle persone, qualsiasi sia la loro età. Dopodiché, sulla medicina, naturalmente ci sono persone più esperte, sul legale ci sono persone più esperte, ma noi faremo la nostra parte proprio per aiutare qualsiasi organizzazione, qualsiasi collaborazione, siamo aperti per portare avanti questa battaglia, che è una battaglia prima di tutto di civiltà e di cambiare questa società e questa idea che c'è dietro il fatto che alcune persone non sono degne più di vita, non sono degne più di alcun diritto. Ok. Alberto, Giorgi. La voce, l'audio, metti l'audio. Audio. Ok. Ho detto altre volte, vengo da Viareggio, no? Viareggio è un'esperienza emblematica, perché lì quei genitori di quelle 32 vittime familiari non hanno fatto altro che tenere la testa sulla strada, ottenendo che Moretti dopo... insomma, Moretti è stato considerato colpevole di responsabilità politica, non di avere svitato un bullone. Allora, di fronte a 32 persone, l'attenzione è stata tenuta alta. 32 persone, una strage. E credo che la strage dell'RSA, la strage degli anziani, poi, del Covid, richieda la stessa attenzione. Se ce la facciamo. Tenere alta l'attenzione. Sono anche dello SPCGM, sono nel direttivo regionale toscano, sono della minoranza, piccola minoranza. Oggi c'è stato il direttivo regionale toscano con all'ordine del giorno bilancio. Nessuna discussione. Doveva essere lo SPI CGL a tenere alta l'attenzione, no? Sui propri anziani morti. Non l'ha fatto. Chissà se lo farà. Sono anche un ex insegnante della scuola pubblica e quando mi ho cominciato a interessarmi di sanità mi sono accorto che la commistione fra pubblico e privato nella sanità è qualcosa di spaventoso rispetto a quella della scuola. Forse perché la Costituzione protegge più la scuola che la sanità. Il senza oneri per lo Stato, pur aggirato. Allora, quella commistione parte attraverso l'accreditamento. L'accreditamento non è altro che lo strumento attraverso cui lo Stato rinuncia al suo ruolo. Non solo il ruolo di gestore, ma anche il ruolo di controllore. Per cui alla fine noi in questo momento, dopo il crollo del ponte, il ragionamento, ponte di Genova, il ragionamento che stiamo facendo su a chi riaffidare la concessione, se a quello che è responsabile, noi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo affidare la ricostruzione della sanità a coloro che l'hanno distrutto.
perché l'hanno distrutta tutti, cioè a partire dai sindaci dei territori, a partire dai governatori, a partire dai parlamentari, chi più chi meno. Sostanzialmente in questi decenni è stato accettato il fatto che la sanità doveva essere privatizzata, accentrata, aziendalizzata. E questa è una responsabilità collettiva, evidentemente qualcuno ce n'ha molta di più di altri, però la responsabilità è collettiva. Questo Stato rende inutili anche le leggi, no? Si affida al privato e dice, beh, le leggi non servono, perché ci pensa il privato. E tanto è vero che noi abbiamo delle leggi, si diceva prima, buone, no? Qualcosa di buono le leggi c'è, ma non riusciamo a farle applicare. E ora con Medicina Democratica cerchiamo di fare una proposta, iniziativa popolare di legge. È una bella contraddizione, perché se non riusciamo a far applicare quelle buone che ci abbiamo, come faremo a far discutere quella che vorremmo? E allora era Fulvio Aurora che ci parlava del presidio del 4. Il presidio del 4 è un inizio di mobilitazione, no? Inizio di mobilitazione sulla questione della sanità pubblica. Bene, ma come si va avanti? Perché se le leggi non servono, se l'approfondimento è inutile perché tramite l'accreditamento, la confusione che c'è nelle normative, no? Poi alla fine i poteri forti, no? Il braccio di ferro, chi ha il potere maggiore vince, e i familiari, quelli dell'RSA non hanno il potere. Allora, se dobbiamo modificare, provare a modificare lo stato di cose esistente, approfittando del momento favorevole, perché perlomeno le morti nell'RSA non sono state inutili, no? Bene o male, hanno alimentato una sensibilità forte sulla sanità pubblica, veramente, non solo in Lombardia, dappertutto. Credo che la mobilitazione debba andare avanti, a partire dall'RSA. Allora qui abbiamo noi, il gruppo dell'RSA, un problema dentro Medicina Democratica. Come fa il gruppo dell'RSA a tenere alta l'attenzione sull'RSA nel mentre Medicina Democratica fa il suo percorso, diciamo così, verso la proposta di legge? Perché la questione dell'RSA va tenuta forte e viva a settembre, non solo nazionalmente, perché a Villa Laguidaria, a Maria della Santa, sono morte delle persone. E allora, come dire, in Versilia proviamo a fare questo, nel senso, a Versilia io sapete, vengo da un comitato locale, e allora come comitato siamo entrati in contatto con un lavoratore di Villa Laguidaria, perché succede dentro Villa Laguidaria quella cosa che dicevate, cioè che la responsabilità di quello che succede è dei lavoratori. E il lavoratore si rivolge al sindacato, nicchia, e alla fine come comitato cerchiamo di entrare in contatto con questo lavoratore. Siamo in contatto con questo lavoratore, ci parleremo, vedremo di combinare qualcosa, no? Un punto di partenza. Nello stesso tempo, come minoranza sindacale dello SPI, cerchiamo di tenere alta l'attenzione. Allora vorremmo fare a settembre dei presidi di fronte ai comuni, perché i sindaci sono responsabili del fatto che le RSA sono strutture chiuse, sono strutture che non accessibili. Chi è che deve aprire le RSA? Devono essere i sindaci, no? Devono entrare nelle RSA, farci entrare nelle RSA. Ecco, io, partendo un po' da questa esperienza locale, appunto, di Areggina, volevo dire però che poi alla fine il problema è il nostro nazionale, no? La domanda resta: come facciamo a tenere accesa l'attenzione sulle morti di queste dell'RSA e sulle morti anziane in generale, perché poi alla fine sono morti il 90%
i morti dei 34-35 mila sono anziani. Come facciamo a tenere alta l'attenzione? Perché chi è responsabile di queste morti eviterà accuratamente di parlarne. Penso alle elezioni che ci saranno a settembre nelle amministrazioni regionali. Eviteranno accuratamente di parlare di sanità e di RSA, perché hanno una coscienza sporca, tutti. E allora la domanda che abbiamo noi di fronte, che il presidio del 4 comincia un po' a dipanare, ma evidentemente c'è da lavorare ancora, no? Dobbiamo considerare questo percorso anche, secondo me, come un percorso nostro di apprendimento, no? Ci troviamo di fronte a un problema enorme, ognuno lo affronta a modo suo, un po' sperimentale nel territorio, con il sindacato, pezzi di sindacato, pezzi di associazione, volontariato. Secondo me la pandemia ci costringe a un percorso d'apprendimento, un percorso d'apprendimento collettivo, perché è in discussione il ruolo dello Stato, è in discussione la questione del pubblico, della sopravvivenza degli anziani. Siamo una società che invecchia, no? Si fanno più figli, ci sono più anziani, e i costi per l'assistenza alla della vita saranno crescenti, no? Pensate alla salute mentale, ma anche al semplice stare insieme. Quello che dicevate, no? Il fatto che l'isolamento di 4 mesi ha fatto degenerare dal punto di vista psicologico e del cervello, no? L'autonomia di tutti questi ospiti dell'RSA è tragico, no? Un danno irrecuperabile che non si vede, no? Non si vede. Mentre invece l'autonomia degli anziani è l'elemento centrale. No? L'anziano invecchia, perde piano piano l'autonomia, va accompagnato in questa perdita di autonomia. Non abbandonata a se stesso, perché se viene abbandonata a se stesso, la sua capacità, le sue potenzialità spariscono di botto, lo ammazziamo prima del tempo. E allora noi abbiamo una società che sta facendo questo. Sta facendo sostanzialmente questo. E lo Stato, che dovrebbe essere lo strumento attraverso cui i cittadini, come dire, spingono verso un recupero delle disuguaglianze, della differenza di poteri, alla fin fine l'accreditamento si affida al privato e rinuncia. Questo è il problema che abbiamo di fronte, che forse non sappiamo affrontare, però il presidio del 4 è un inizio che non deve restare isolato, che deve ampliarsi e accentrare la propria attenzione sull'RSA a settembre, subito, non fra 6 mesi. Questo credo che sia un po' il compito che noi dovremmo prenderci insieme a tutti quelli che vogliono un sistema sanitario pubblico che faccia prevenzione diffusa sul territorio, con ambulatori alla differenza di genere, ambulatori a sanità scolastica, a salute mentale. Credo che questo sia un po'... Però, ecco, credo che se non si dà seguito al presidio del 4, poi alla fine il tutto resta così, un po' volontaristico, un po' disgregato, un po' diffuso, un po' scoraggiante, no? Perché di fronte penso a questi familiari, no? Che si rivolgono a destra e a manca a cercare qualcuno che gli dia una risposta, ma anche a voi che cercate il parlamentare giusto, no? È deprimente una cosa del genere, no? Defaticante, inutile e deprimente. Il tutto viene fatto sostanzialmente in maniera inconscia,
per scoraggiare l'iniziativa dei cittadini, dei volenterosi, diciamo. No. Però questi volenterosi, se si organizzano, possono... bisogna dare atto a Medicina Democratica di essere stato un soggetto ampio che in questo momento sta coprendo manchevolezze profonde di tipo sindacale, di tipo politico. Però il presidio del 4 è solo l'inizio, se no non andiamo da nessuna parte. Penso. Basta. Ok. C'è ancora lo spazio per qualche intervento, ma veramente sintetico perché certo. Stiamo andando oltre i tempi. Allora, mi sembra un po' per riassumere le cose molto interessanti che sono venute fuori in questo dibattito. In realtà ci siamo illusi, un po' riprendendo l'intervento di Alberto Giorgi, ci siamo illusi che su certe cose ci fossero delle certezze, cioè ci fossero anche delle possibilità di avere dei diritti. In realtà siamo proprio di fronte a una situazione diametralmente opposta, cioè i nostri diritti e la legge che dovrebbe tutelarci in realtà fa acqua da tutte le parti ed è una situazione che si è sgretolata sotto i nostri occhi, non ce ne siamo accorti, ma pezzettino per pezzettino certe cose si sono depauperate quasi così nel passare del tempo. Sicuramente è una questione non solo di salute, ma è una questione proprio di tutta una cultura che c'è dietro a questo. Questo sicuramente è quello che fa un po' paura, mettere di nuovo in discussione dei grossi temi, perché si parla di lavoro, di salute, della nostra vita, della prevenzione, non abbiamo citato, ma vuol dire anche come pensare, come organizzare, come avere in mano la nostra salute non solo nel momento in cui la nostra salute viene a mancare, ma anche in precedenza, cioè come certi stili di vita in realtà producono tutta una serie di difficoltà che poi a un certo punto non possono che decadere in una situazione di cronicità o di acutezza di certe situazioni, di certe patologie. Quindi è tutto un ripensamento, certo è un mare magnum, però probabilmente prendere in mano questo che in fondo può essere l'inizio di tutta una catena di discussione su cosa siamo adesso come società, come pensiero, per cui giustamente, come è stato ribadito più volte, si specula su chi tanto prima o poi dovrebbe morire, no? Anche De Michelis addirittura ha citato e si è comportato dicendo una cosa di questo tipo, che è una cosa aberrante, veramente. Non è possibile che noi si sia guidati da persone di questo genere. Quindi sicuramente io spero che, prendendo in mano degli argomenti che non sono altro, ma siamo noi, probabilmente, magari con difficoltà, perché sono argomenti tabù per molti, per certe situazioni, divisioni che ci sono nella società, però piano piano si possa ricostruire, perché qui veramente abbiamo in mano qualche cosa che si sta sgretolando molto fortemente e questo probabilmente potrebbe essere all'inverso una molla per prendere in mano ancora la situazione anche per persone che fino adesso hanno un po' accantonato certi problemi, invece se li ritrovano in maniera evidentissima sotto gli occhi, insomma, e nelle proprie anche corde emotive, insomma, perdere delle persone, avere delle difficoltà economiche estreme, tutto questo chiaramente potrebbe, spero, metterci in moto verso un cambio di rotta, ecco. Quindi certo bisogna trovare degli strumenti, come giustamente sottolineava Alberto, anche degli strumenti nuovi, insomma, e giustamente abbiamo delle informazioni, abbiamo delle abitudini, delle capacità di approfondimento che ci hanno accompagnato fino adesso probabilmente bisogna anche utilizzare delle cose un po' diverse, un po' nuove, delle strade un po' non ancora percorse che magari possono
creare un pensiero diverso, insomma, che ci possa aiutare in tutto ciò. Era un po' per concludere, insomma. In realtà, dal punto di vista anche economico, i soldi ci sono, giustamente come si è detto, e come vengono anche usati, che assurdo. In altri dibattiti a cui ho partecipato, in realtà, di queste enormi rette, solo il 30% viene utilizzato per effettivamente curare e seguire le persone che sono all'interno di queste RSA. Il resto viene utilizzato in tutt'altro. Quindi se noi prendessimo solo il 30%, guarda caso in quello che è l'housing, in quello che è la possibilità di utilizzarlo con piccole con soluzioni personalizzate, questi sarebbero soldi che assolutamente potrebbero essere super giusti per questo tipo di intervento. Quindi anche dal punto di vista economico è una follia, perché comunque sono soldi che vengono buttati via così, che invece potrebbero essere usati diversamente in maniera molto più corretta, più utile per tutti. E concludo. Ok, grazie. Andrea, Claudio, Antonella, Lina, qualcuno di voi vuole intervenire? Sì, io posso dire due cose, cerco di essere veloce. Presentati. Sì, sono Lina Lomuscio dell'associazione Gruppo Accoglienza Disabili Cinisello, che comunque come associazione facciamo parte anche di Senza Limiti, che fa parte di Medicina Democratica, insomma siamo tutti insieme. Ok, no, allora io ho sentito chiaramente tutti i vostri interventi, sono davvero importanti, il fatto di condividerceli ci aiuta perlomeno a non scoraggiarci e a ipotizzare qualche soluzione possibile. Però ci tenevo così a comunicarvi quello che nella giornata di oggi ho rilevato per quanto riguarda proprio questo discorso sulla sanità, partendo dall'ospedale fino all'RSA e le politiche che comunque si stanno facendo e che forse noi non conosciamo e che appunto io sono venuta a conoscenza oggi, però magari voi sapevate già. Allora, il discorso importante per me, ribadisco, è sempre lo strumento, l'unico strumento che può aiutarci è l'UVM, cioè chiedere pedantemente che venga fatta l'UVM, ma venga fatta con i crismi che i LEA e le leggi dicono, perché chiaramente ormai c'è l'abitudine a chiamare UVM di tutto e di più. Ora, io oggi sono intervenuta presso l'ospedale San Paolo perché appunto era stata comunicata la dimissione di una persona anziana e la dimissione viene fatta dopodomani e praticamente viene trasferito in una struttura di continuità di cure. Quindi viene detto al parente dopodomani lei si faccia trovare con la carta d'identità lì perché suo papà viene portato lì. E il problema è che non si capiva bene lì, perché in quella struttura c'è l'hospice, c'è l'RSA, c'è la continuità di cura, cioè non si sapeva niente, quindi il progetto di continuità di cura alla famiglia non veniva neanche comunicato. Ora, io ho saputo dalla referente dell'ospedale, perché poi avevo scritto una lettera minacciosa, l'ho mandata anche a Gallera, al difensore civico, insomma un po' di gente in giro, dicendo che non si faceva nulla se prima non si faceva l'UVM. Praticamente la referente dell'ospedale San Paolo, che Fulvio conosce, la dottoressa Sciapperona, ha detto che esiste un protocollo in Regione Lombardia che si chiama Priamo, mi sembra di ricordare, per cui viene tutto accentrato presso il Trivulzio. E il Trivulzio, che così è stato, ha lavorato così tanto bene, praticamente è la centrale dove tutti gli ospedali fanno arrivare le richieste di continuità di cura ed è il Trivulzio che decide poi qual è la struttura dove deve essere inviato. E, dopodiché io ho chiesto anche all'ASST del territorio se loro sapevano di questa cosa e loro hanno detto che non sono tenuti a saperlo, loro intervengono solo se per caso la persona va a casa. Se va a casa allora la SST parte perché deve dare i suoi interventi. Se invece
viene deciso che deve andare in RSA, allora loro non c'entrano niente come SST, perché interviene il comune che deve dare poi il suo contributo, il quale comune poi dirà che di soldi non ce l'ha, in conclusione la famiglia si deve arrangiare. Allora, io ho voluto raccontarvi questa cosa per dire, nel frattempo mi sono resa conto insieme alla famiglia che l'anziano che è stato ricoverato a giugno, il mese scorso, per una malattia infettiva che non era comunque il Covid, è stato in isolamento fino adesso, andrà in questa nuova struttura in isolamento totale perché ha detto che per il Covid deve fare la quarantena di 15 giorni, quindi io presumo insomma che farà un po' fatica questo signore a risollevarsi psicologicamente, come dicevamo prima. Allora, io ho già scritto alla regione, a Gallera, perché ho chiesto di avere copia di questo protocollo che riguarda sia il Covid che non Covid, perché mi sembra anche giusto che ci rendiamo conto di che cosa decidono, perché loro non possono decidere per legge, non possono decidere niente se prima non si è fatta questa benedetta UVM. E quindi su questo punto noi dovremmo essere forse un po' duri, cioè nel senso di far arrivare un messaggio chiaro che non è detto e non è vero, per legge non è possibile che loro facciano quello che vogliono e che la famiglia non venga coinvolta. Per cui io, grazie anche al fatto che ho scritto questa letteraccia, ho portato a casa che domani abbiamo l'incontro con la famiglia, che ci sarà anche l'associazione, con la responsabile, con i medici e tutti gli assistenti sociali dell'ospedale, e dovranno spiegarci esattamente che cos'ha il signore, perché la famiglia manco ha mai fatto un incontro con il medico in persona, ma solo per telefono qualche notizia qua e là, e quindi cercheremo di capire esattamente se effettivamente, per esempio, non era necessario un trasferimento in riabilitazione, non in post acuti, cioè anche questa cosa qui va valutata in UVM, non è che decide l'ospedale da solo di che cosa ha bisogno dopo la persona. Sono tanti aspetti che, secondo me, se noi puntiamo molto rivendicare questo strumento importante, forse tutto poi potrebbe anche venire di conseguenza, perché vi dico anche un'altra cosa. Nel momento in cui, per esempio, in questa situazione dovesse poi andare in RSA, dovrebbe essere l'UVM che decide quali sono i bisogni che poi a cui l'RSA poi deve far fronte. Se l'RSA che accoglie la persona deve essere in grado di dare poi tutti gli interventi e i servizi che l'UVM ha definito utili per la persona, e che poi il familiare deve verificare che l'RSA mette in atto. Invece normalmente succede che va in RSA, l'RSA poi fa il suo progetto in base alle risorse che vuole mettere in campo per quella situazione. E anche se ci sono altri bisogni, difficilmente poi li dà, perché il progetto lo fa lei. Quindi io sono d'accordo sul discorso dell'economico, ecco, perché è giusto anche questo, e Lia non l'ha detto prima, insomma noi siamo una delle associazioni insieme a Medicina Democratica che porteremo avanti questa causa per fare un po' di chiarezza sulle rette. Però secondo me, per migliorare la qualità dei servizi e che comunque la cura e la continuità di cura abbia un senso e abbia delle basi, dobbiamo assolutamente rivendicare l'applicazione e l'utilizzo di questo strumento in cui io personalmente credo, sia agli albori, perché non c'è questa buona prassi, difficilmente insomma si insiste su questa cosa, ma si guarda soprattutto ad altri aspetti. E invece, se vogliamo dare dignità agli interventi e alla salute delle persone che devono essere curate, forse credo sia importante che invece, come azione, nelle nostre azioni questo diventi un punto importante. Adesso io, quando riceverò il documento che l'assessorato dovrà per forza darci,
Lo vedremo, magari ve lo faccio avere, in modo che vedremo insomma se effettivamente e in che modo potremmo magari contestare questa mancanza di coinvolgimento dell'UVM e magari dare anche delle indicazioni di come dovrebbe essere effettivamente. Scusate, sono stata lunga. Ok. Qualcun altro? Dico io un paio di cose. Andrea, presentati. Un tema che è emerso è quello della necessità di utilizzare le determinazioni di legge e di diritto esistenti in modo tale da costringere i soggetti competenti ad applicarle secondo i dettati delle disposizioni stesse. L'intervento di Luigi, l'ultimo intervento. Però a me viene in mente cosa succedeva e cosa succede nel sindacato. Nel sindacato oggi succede un po' questa cosa, molto limitata anche nel sindacato, ma succede un po' questa cosa. Se tu hai un problema, vai dal vertenziere, il quale vertenziere ti trova la soluzione, utilizzando gli spazi di legge esistenti. E questa è la pratica ormai a cui si limita il sindacato, o meglio, a cui non si limita più neanche il sindacato, perché non fa più neanche queste cose qua, o le fa in modo assolutamente limitato. Qualche tempo fa, parecchi anni fa, il sindacato invece operava a rovescio, cioè definiva delle piattaforme rivendicative che costringevano le autorità competenti ad rispondere a queste piattaforme rivendicative, partivano dei bisogni, delle necessità concrete, in modo tale che si costituivano dei percorsi di diritto, delle condizioni di diritto, che erano poi oggetto di controllo diretto da parte del sindacato. Cioè l'applicazione di questi così apparenti, comunque li chiamo così, contratti sociali, no? La costruzione di questi contratti sociali, la loro definizione, era poi seguita da un'azione di controllo e di carattere rivendicativo. Questo impianto è ormai da anni completamente abbandonato dal sindacato. E io vedo la possibilità di ricostruire qualcosa di questo genere a partire dal fatto che non solo per quel che concerne la vicenda coronavirus, ma in generale per quel che concerne il processo di impoverimento complessivo dei lavoratori, della popolazione lavoratrice, vedo la possibilità appunto di far sì che la sofferenza o comunque la disperazione e proprio il disappunto di tutti noi possa mettere capo a azioni di autotutela, di auto-organizzazione, che riproducano una logica di tipo vertenziale. Il coordinamento nazionale, in fondo, promosso dalla medicina democratica, fissa un obiettivo generale, che è quello della proposta di legge di iniziativa popolare o quello referendario, ma al tempo stesso, con i gruppi di lavoro e con le iniziative particolari, mettendo assieme le diverse esperienze, indica la strada, dove abito io, nell'Odigiano, seguiamo questo criterio, di costituire dei coordinamenti territoriali che siano in grado di agire vertenzialmente nei confronti dei livelli istituzionali corrispondenti. Quindi adesso noi stiamo costruendo, ed è difficile perché per l'appunto situazioni territoriali sono particolari, vanno per così dire riscoperte e conosciute. Stiamo cercando di costruire un tessuto di questo genere. Tra l'altro qualcun altro, per esempio in Emilia, ha messo in piedi la stessa logica, un coordinamento regionale per costruire una vertenza regionale a partire dai problemi di emergenza prodotti dal coronavirus. E così mi pare stia accadendo per quanto riguarda la regione Lombardia. Quindi noi dovremmo riuscire a ricostruire questa condizione, puntando a mettere insieme dei coordinamenti
vertenziali che costruiscano a partire dalle emergenze, dalle situazioni che mobilitano, che muovono il sentimento della popolazione, la necessità di rispondere al disastro che c'è stato. Cioè, se riusciamo a fare un'operazione di questo genere, se per esempio il lavoro del coordinamento nazionale diventa la costruzione di un obiettivo generale, quello della legge e quello del referendum, e poi la costruzione di pratiche territoriali, quindi di coordinamenti territoriali e di coordinamenti regionali, probabilmente forse riusciamo a ricostruire un movimento generale che ripropone la dimensione, come dire, di ideale, ma non solo ideale, cioè proprio la dimensione sociale che era caratteristica della riforma del 78 e che per qualche tempo è diventata, d'altra parte, lo sviluppo della riforma di allora deriva proprio da quell'impostazione che aveva allora il sindacato, che poi ha completamente abbandonato. È difficilissimo costruire questo percorso perché, per l'appunto, l'organizzazione sindacale è muta, è quasi completamente muta, oppure ci sono solo frammenti del sindacato che rispondono a questo impianto. Però, cioè, in qualche misura dobbiamo muoverci così. Insomma. Se no, appunto, il rischio è che siamo costretti a difenderci caso per caso, situazione per situazione, problematica per problematica. Intendiamoci, questo non vuol dire che questa azione difensiva individuale non debba essere sostenuta, assolutamente. Se manco si fa questo, non ci rimane più assolutamente niente. Tuttavia, da queste esperienze difensive si possono costruire indicazioni rivendicative. Il documento che ho letto prima in chat fornisce degli indirizzi che possono trasformarsi territorialmente in rivendicazioni specifiche. Possono essere rivendicazioni nei confronti dei poteri istituzionali locali, dai comuni alle province, all'ST, alla SST, eccetera, insomma, cioè, e aprire sulla base di queste rivendicazioni dei percorsi anche conflittuali, insomma, cioè, che tra l'altro danno seguito al presidio che c'è stato, insomma, danno prospettiva al presidio che c'è stato, danno forza al presidio che c'è stato, perché se vogliamo chiedere un'interlocuzione ministeriale, se in giro per l'Italia 2, 3, 4 regioni, 10, 20 territori si muovono attorno a questi al progetto generale, alla rivendicazione nazionale, attorno ai momenti di pressione come quello del 4, ovviamente le possibilità di risposta ci sono. Poi ovviamente nelle singole situazioni la gestione va affrontata direttamente. E mi fermo qua. Ok. Ma io personalmente, cioè, sono molto d'accordo con quello che stava dicendo adesso Andrea e anche proprio chiaramente lo spirito di tutto il lavoro che stiamo cercando di costruire piano piano, no? E mi sembra che le premesse ci siano perché, allora, da una parte tutto quello che è stato detto stasera come le altre sere è tantissimo e ogni cosa dovrebbe essere approfondita, analizzata e si dovrebbe trovare, no, il che fare per quella cosa. Per cui siamo di fronte veramente a un mare magnum. Però appunto partiamo da un qualcosa che possiamo fare adesso e piano piano cerchiamo di costruire un percorso, no, più allargato, più, no, più in prospettiva, che ci permette di arrivare anche a determinare, io spero, anche delle modificazioni. Allora, questo percorso più lungo è quello chiaramente del documento ed è quello che poi si collega o alla proposta di legge iniziativa popolare o eventualmente a delle altre rivendicazioni che possiamo fare a livello regionale. Su questo documento, secondo me, che oramai penso che sia stato condiviso come linee di principio generali, come contenuti, come suoi
proprio obiettivi di macro, no, sui temi principali, così come sono stati suddivisi dalla prevenzione alle cure domiciliari, un nuovo assetto delle RSA, il co-housing, no, tutte queste, secondo me dovremmo porci come gruppo di lavoro, magari suddividendoci, però cercare per ognuno di questi punti di svilupparli, no, un po' più approfonditamente, un po' più anche relativamente alle normative che esistono, per cui entrare un pochino più nel merito e quindi dargli un taglio, no, più concreto, più certo, no, più una proposta che poi si può portare avanti, e questo potrebbe essere un lavoro di gruppo da condividere. Certamente ci sono tutta una serie di iniziative che dobbiamo prendere, che fanno parte di adesso, dei problemi emergenti e di quello che possiamo e dobbiamo andare a fare, no? Allora, intanto a me la prima cosa viene da dire: continuiamo a cercare di fare un lavoro di raccordo sia con gli altri comitati, coordinamenti, movimenti, realtà del territorio, familiari, utenti, no? E operatori e sindacati. Ecco, qui mi piacerebbe, e condivido quello che ha detto anche Alberto, mi piacerebbe tantissimo davvero poter avere un maggior raccordo, in primis con gli operatori dell'RSA, perché io so, ci sono state tante testimonianze, so tutta la paura che hanno avuto e che hanno questi operatori, so le difficoltà che stanno vivendo, so il precariato che vivono e la condizione di dipendenza tremenda che vivono, però è proprio lì che dobbiamo cercare, no, di agganciare qualcuno, di poter avere qualcuno con noi e poter aprire un varco, perché è importantissimo che abbiamo all'interno del nostro movimento gli operatori e i sindacati, no? I sindacati ci devono essere, perché è una parte fondamentale per portare avanti delle rivendicazioni in un certo modo. Per cui questo qui è un impegno che secondo me ci dovremmo prendere tutti e cercare proprio di allargare questa partecipazione a questo gruppo di lavoro, a questo movimento che stiamo crescendo. Dopodiché io credo che una cosa che dobbiamo fare subito, e magari qualcuno di noi si può rendere disponibile, è proprio condividere la stesura di un documento che riguardi le modalità di riapertura, no, delle strutture, e le modalità di difesa in previsione di un'eventuale ondata di ritorno, cercando appunto di richiamare anche un po' quello che abbiamo detto, le modalità di comunicazione, di informazione, di relazione, di attenzione alle persone, a quelli che sono ricoverati e a quelli che sono fuori, no? I loro familiari, gli operatori che non possono essere come dei burattini che vengono messi a fare una cosa e l'altra e non possono fare più l'attività che viene a mancare poi alle persone che hanno bisogno di quell'attività. Per cui proviamo a scrivere, proviamo, no, tutte queste cose che abbiamo evidenziato come criticità in tutto questo periodo, cerchiamo di tradurle, no, in un galateo di quello che deve essere fatto per bene oggi, per l'oggi, per quello che c'è bisogno che avvenga oggi e in previsione proprio per difenderci da un'eventualità ancora che si presenti. E questo all'interno nostro, penso che con 3 o 4 persone potremmo, no, condividerlo e farne una stesura e rivederlo insieme. Ecco, per cui io direi che queste sono cose che potremmo già attivare. Mi viene da dire, io vorrei anche riuscire a fare un percorso, e qui mi riferisco alla regione Lombardia, perché so che la regione Piemonte e la regione Toscana, no, che sono adesso le 3 regioni presenti, così come appunto l'Emilia-Romagna, comunque hanno già attivato dei percorsi più concreti anche rispetto alla regione e anche ad altro, no? Invece in Lombardia
c'è bisogno di attivare un percorso con la regione, dobbiamo riuscire a conferire con qualcuno di loro e cominciare a ragionare insieme su come costruire una medicina diversa per la persona anziana. In mezzo a tutto questo, sempre in Regione Lombardia, io vi dico, vorrei proprio che scrivessimo un comunicato che va a denunciare quanto ha fatto questa commissione regionale d'inchiesta per il Trivulzio. Non so se adesso voi come associazione Felicita avete già pensato di intervenire, però a me sembra importantissimo che si esca con uno scritto e che si ribadiscono alcuni punti che non sono quelli che hanno espresso loro, no? Per cui anche su questo secondo me c'è da ragionarci e da fare un percorso che però deve essere immediato, no? Non possiamo aspettare tanto tempo. Per cui non so se nel breve periodo ci impegniamo su queste cose, poi magari prima della fine di luglio potremo rimettere insieme e a quel punto decidere bene le iniziative che vogliamo intraprendere per settembre. Potrebbe essere anche per il discorso del documento organizzare magari anche un'iniziativa di approfondimento dove insieme condividiamo tutta una serie di passaggi, come può essere quello che diceva adesso la Lina sull'unità di valutazione multidimensionale, che so che anche Maria Grazia ha richiamato e ci ha mandato anche dei documenti importanti, no? che mettono in discussione, che approfondiscono questo tema, così come possono essere tutti i passaggi, il co-housing, no? Che cos'è, come si costruisce, come si fa, cioè, per cui magari fare anche dei momenti dove cerchiamo con chi ha già un pochino di esperienza di condividere, no? quello che effettivamente è, sia in termini normativi che in termini contenutistici, no? Per cui potremmo darci un tempo adesso per realizzare queste due o tre cose, no? E rivederci a fine mese pensando a come possiamo invece implementare tutto il lavoro del documento e dei contenuti del documento. Se siete d'accordo, io procederei così. Sì, se posso intervenire. Sì. Ecco. Sì. Ovviamente sono e siamo d'accordo sulla modalità di intervento. Per quanto riguarda la risposta a quella relazione di risultati della Commissione, definiti tali risultati con numeri indice 2,3 contro 1,4, insomma, una modalità molto oscura di presentare delle risultanze su delle morti e su quanto è accaduto. Noi abbiamo chiesto in tre forme, sia direttamente a De Micheli, sia De Micheli ci ha rimandato alla Regione che è committente di questa relazione, sia quindi alla Regione, e adesso attraverso, diciamo, un'altra modalità, attraverso il nostro studio legale, di ricevere il documento integrale, perché quella sintesi che è girata è una sintesi che consente sostanzialmente la risposta che abbiamo dato come comunicato stampa subito successivo alla presentazione dei risultati. Quindi prima di poter effettivamente entrare nel merito di alcune cose che emergono che emergerebbero da quanto loro hanno condiviso, bisogna avere bisogna disporre dei dati più precisi, no? Dei dati che effettivamente ci consentano di muovere delle osservazioni coerenti con, perché attraverso quello che è la sintesi, sì, al di là di quel comunicato stampa che noi abbiamo fatto e che ha messo in evidenza l'assoluta
diciamo, discrezionalità di quei risultati e anche, se vuoi, il fatto che è un risultato di parte. Abbiamo chiaramente detto che non c'è differenza tra la conferenza stampa che si è avuta dal PAT rispetto alla conferenza stampa di un ente che dovrebbe essere, tra virgolette, super partes, ma che super partes non è stato per niente. Quindi questi sono, abbiamo cercato nel nostro piccolo, nella nostra possibilità, di fare un comunicato stampa. Effettivamente c'è stato un ritorno che ha provocato comunque una valutazione un po' più critica rispetto ai risultati della conferenza stampa da loro tenuta. Adesso vedo che c'è molta difficoltà nel consegnarci questo documento integrale e queste informazioni più dettagliate che ci consentirebbero effettivamente probabilmente di entrare in aspetti che così chiari non sono e che probabilmente potrebbero portare anche a conclusioni diverse, senza dubbio a conclusioni diverse. Quindi sono giorni in cui vediamo, stiamo percorrendo tre strade su questo, sull'ottenimento di questo documento completo. Vediamo, io darei ancora un paio di giorni. Indubbiamente quello che stai dicendo, Laura, è importante. Noi ci impegniamo su questa cosa a, una volta ottenuto, come spero, ma non ne sono sicuro, il documento integrale, ad analizzarlo approfonditamente e a trarre una serie di punti e di necessari chiarimenti che andranno sottoposti nel breve termine, come dici tu, nel brevissimo termine. Per cui avremo aggiornamenti nei prossimi giorni, credo oggi, ecco, entro fine settimana magari già qualcosa potrebbe esserci, se no i primi giorni della prossima. Sul tema dei sindacati, pienamente d'accordo, l'altro giorno eravamo dallo SPI, abbiamo avuto un confronto importante e abbiamo anche condiviso, siccome loro stanno portando avanti una ricerca tramite l'IRES, anche la possibilità di collaborare a questa ricerca, perché noi abbiamo pensato e abbiamo già messo giù un questionario, un po' come quello che avete fatto voi, ma in realtà sulle RSA virtuose, perché noi sappiamo che vi sono state RSA che hanno adottato delle politiche, delle precauzioni, delle cautele che hanno azzerato il Covid o, se non altro, l'hanno contenuto in maniera estrema e hanno protetto effettivamente le persone che risiedevano all'interno delle loro RSA. Quindi da questo punto di vista le buone pratiche ci sono state. Io ho contezza di almeno di 5 o 6 sulle quali vorremmo fare questo questionario, ma a questo punto lo integreremo all'interno di questa ricerca più diciamo completa e più ampia che sta facendo lo SPI, dove poi, tra l'altro, non essendo parte in causa, sarà più facile per loro ottenere delle risposte, perché noi, presentandoci come Felicita e andando a intervistare magari un direttore di un RSA, per quanto sia una buona pratica, è sempre molto delicata la questione, no? Mentre un istituto di ricerca un po' più super partes o esterno alla questione magari sottopone un questionario in un'ottica di maggiore ampiezza e magari ottiene delle risposte più esaustive. Quindi questi sono i due temi che stiamo portando avanti. La collaborazione deve essere veramente con tutti. Noi siamo, come già detto tante volte in tante situazioni, certo molti telefonano, molti tentano di contattare anche da varie fonti politiche, ma noi siamo apolitici, apartitici, vogliamo veramente collaborare con organizzazioni come Medicina Democratica, come i sindacati che si occupano di questi aspetti, con altre organizzazioni. Quindi il punto è veramente quello di rinnovare la cultura e la modalità di pensare
all'anzianità, alla vecchiaia, ecco, alle persone che invecchiano. È un tema fondamentale, come diceva prima Alberto, cioè, voglio dire, siamo una società che invecchia, quindi è veramente un tema cruciale ed è un tema che non deve essere affrontato secondo le modalità in atto oggi, quelle dell'accreditamento, quello dello scaricare sulle famiglie qualsiasi peso, qualsiasi costo economico, ma anche peso morale, tutto quanto sulle famiglie. Ecco, tutte queste cose ci sono molto a cuore e la nostra associazione sarà in prima linea nell'affrontare questi temi e nel promuovere veramente una nuova posizione rispetto a queste situazioni. Senz'altro, entro fine luglio ci saranno degli aggiornamenti importanti, io credo anche prima, per cui stiamo in contatto e siamo in contatto naturalmente con la Maria Grazia, adesso non so se è andata via, con la quale abbiamo anche chiesto una collaborazione su certe cose, perché chiaramente noi riceviamo moltissime richieste, chiunque possa essere utile alla causa e collaborare insieme per noi va benissimo. Abbiamo chiesto infatti aiuto alla Maria Grazia, alla Fondazione Promozione Sociale, che sappiamo essere un'organizzazione molto seria, molto competente, così come Medicina Democratica. Insomma, ecco, questa è la nostra posizione in generale, ma su certi temi specifici non ci facciamo sottrarre l'attenzione, siamo molto attenti, verifichiamo le cose e siamo presenti, quindi qualsiasi contributo e qualsiasi novità verrà poi fornita a questo gruppo di lavoro, sicuramente. No, va benissimo, dai, direi che possiamo risentirci con gli aggiornamenti entro i prossimi 15 giorni. A tutti chiedo, fate le osservazioni sui contenuti del documento, ecco, scrivete le modificazioni, le integrazioni, i cambiamenti, quello che deve essere, perché è proprio una base, no? Sulla quale deve essere poi sviluppato tutto. Pensiamo anche, lavoriamolo adesso piano piano, se verso settembre-ottobre facciamo una bella iniziativa. Qui io chiedo soprattutto a Maria Grazia, che loro hanno una fortissima esperienza, oltre che un consolidamento nel territorio enorme, però potremmo fare un'iniziativa coinvolgendo tutti i comitati, tutti i movimenti, no? Con l'ottica di presentare anche proprio questa cultura diversa della persona anziana e soprattutto delle cure che spettano alla persona anziana, ecco, cercando di dare proprio una grossa, no, rivoluzione, una grossa modificazione di pensiero e di contenuti. Non so, cioè, pensiamoci, abbiamo compiti delle vacanze. Sicuramente si può fare. Io raccolgo, ho preso appunti, farò appunto qualche osservazione rispetto al documento, come ti avevo anticipato, tenendo insieme anche le esperienze appunto che abbiamo maturato anche con altri, quindi, e anche l'esperienza maturata proprio attraverso l'attività dei casi singoli, perché come qualcuno diceva giustamente, il tenere il punto seguendo appunto le situazioni singolarmente, l'evoluzione, capisci dove non funziona la normativa e dove devi andare appunto a lavorare per ottenere la modifica. Però anch'io pensavo a una necessità anche di una forma di seminario tra di noi, proprio per approfondire alcuni nodi, no? Che sono importanti, ecco. Anche per mettere insieme le esperienze diverse, perché le leggi per fortuna ci sono e io sono fiduciosa sul fatto che riusciamo a farle funzionare, con fatica, ma comunque si riesce. Ma bisogna anche costruire il nuovo, quindi questa riforma un po' radicale che vogliamo anche delle strutture, delle cure domiciliari, quella è roba nuova che dobbiamo appunto appunto. E su questo può esserci il nostro impegno e può esserci anche la necessità di fare mobilitazione, proprio per dare anche la visibilità che è necessaria per tenere alta l'attenzione, perché questo è sempre l'altro elemento su cui noi dobbiamo puntare. E quindi condivido molto anche
adesso non ricordo più l'ultimo intervento che c'era stato, che ha fatto una ricostruzione di com'era il sindacato una volta, di come non è più, ma ha riproposto esattamente quello che dovremmo appunto mettere in piedi, no? Perché proprio è quello che stiamo cercando di fare, tante piccole anime che si mettono insieme, che si coordinano e che poi appunto creano di nuovo un movimento di pensiero, perché le leggi camminano se c'è anche il movimento culturale dietro, altrimenti non lo so. Assolutamente, perché lo sforzo secondo me dobbiamo farlo. Infatti, perché le leggi probabilmente le abbiamo, però c'è un gap culturale enorme per esatto. Ricostruire questo pezzo, costruire. Però c'è, per esempio, come sono nati loro come associazione Felicita, come sono nati il comitato vittime da noi, e appunto sono tutte persone che prima non pensavano a una iniziativa di questo tipo. Io sono molto contenta invece che appunto ci sia stata questa risposta appunto della società civile, e che insieme adesso noi possiamo mettere un po' l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, così, con la loro forza, la loro energia, possiamo appunto secondo me rimettere in pista un pensiero che diventi poi anche una costruzione di una società diversa, ecco, insomma, che sia più a misura di uomo e di donna, insomma, di bambini, di tutti, insomma. Perché adesso ci parliamo di vecchi, però dentro i malati cronici non autosufficienti io vedo anche tanti bambini malati cronici, sì, ma infatti nei primi incontri avevamo anche parlato proprio di essere un gruppo di lavoro che si occupava più della non autosufficienza, per cui della disabilità in senso lato. Perché in realtà le difendiamo tutti, difendiamo tutti, perché la medicina ci aiuta a sopravvivere, ma poi dopo ci lascia nella non autosufficienza, e lì dovremmo aggiustarci, invece no, deve continuare a curarci. Va bene. Va bene, allora su questo io direi che potremmo concludere stasera, ringraziando anche Antonio che da oggi pomeriggio, no, che non compare come Medicina Democratica, eccolo qui. Antonio ha fatto un tour de force con tutti gli incontri che sta gestendo dal dopo lavoro, ha fatto altre 10 ore di lavoro, per cui grazie davvero. Allora, grazie a tutti, e naturalmente teniamoci informati sulle cose che ci siamo detti, andiamo avanti e vediamo di riorganizzarci entro 15 giorni in modo che ci diamo il là appunto per i compiti delle vacanze, per quello che dovremo fare poi. D'accordo? Grazie a tutti, ciao, buona serata e buonanotte. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao, a presto. Ciao, a presto, ciao.